Buon pomeriggio a tutti voi che oggi ci seguite. Come vedete, a fianco a me c'è Bruno Mastroianni, il nostro prof, che ho fortemente voluto, vero? Un saluto, Bruno. Sì, buonasera a tutte e tutti, eccoci qua. Grazie. Quindi abbiamo aperto subito, precisi alle 15, ma aspettiamo un altro pochino che arrivano anche gli altri. Se qualcuno ha qualche domanda subito da porci, la può scrivere nella chat e partiremo a brevissimo, ma aspettiamo giusto un paio di minuti per qualche altro che si aggiunge. Sappiamo anche i tempi un po' della scuola. Ciao Palma, buonasera. Io ringrazio anche e soprattutto FEM per questa, diciamo, percorso, questa occasione di lanciare Digital Journalism, uno tra i tanti dei curricoli innovazione di quest'anno. E ringrazio che c'è con noi, anzi saluto che è con noi la tutor oggi è Letizia Balestri, che salutiamo perché ci accompagna in queste 2 ore di percorso. Vedo che stanno arrivando, buon pomeriggio. Molte di voi ci conosciamo, colleghe, amiche che ci conosciamo da tanto tempo. Saluto anche tutte quelle colleghe che già hanno partecipato alla prima annualità e che quindi sono un po' le nostre fedelissime che verranno con noi. Io direi, Bruno, mentre aspettiamo di presentare tutto, perché ho voluto fortemente te? Perché sei stato il protagonista della maturità di quest'anno. Neanche a farla apposta, abbiamo chiuso con te e poi io vado a fare l'esame di maturità per la prima volta come presidente e mi trovo te tra le tracce. Com'è stato sentire questa cosa? Tu non lo sapevi perché ti sono arrivati i messaggi, giusto? No, no, a me sono arrivati direttamente da amici e amiche che erano in commissioni d'esame e mi hanno scritto: guarda che sei nella traccia della maturità. Tra l'altro all'inizio con questi messaggi un po' frammentati, quindi io non capivo nemmeno esattamente che cosa, fino a che qualcuno mi ha Stavi mandato lo screenshot. decifrando il messaggio. No, stavo cercando di capire come ero finito nella traccia della maturità. Poi quando mi è arrivato lo screenshot effettivamente della traccia che riprendeva questo libro Tienilo acceso, allora ho capito di che cosa si trattava. Beh, chiaramente è stata una sorpresa e anche una grande emozione, sia personale. Devo dire perché, insomma, finire nella traccia della maturità è un esame ancora che ha diciamo, è simbolico ed è importante nella vita di ciascuno, però anche, devo dire, una specie di emozione culturale, chiamiamola così, cioè l'idea che un tema del genere finisse nella maturità mi ha fatto proprio piacere, mi ha fatto ben sperare, no? Per l'importanza dell'educazione digitale, dei temi legati alla nostra presenza online, la presenza dei ragazzi e delle ragazze online, quindi vederlo lì e pensare all'emozione di centinaia di migliaia di studentesse e studenti che si mettessero a ragionare su questo tema, insomma, No, devo no, dire che è poi stato forte. noi di FEM Digital Journalism abbiamo fatto subito un sondaggio. I ragazzi che hanno seguito le tue lezioni, quasi tutti hanno fatto la tua traccia, se non dire tutti. Quindi, ecco, sei stato di ispirazione, poiché appunto c'era stata anche questa combinazione, chiamiamola così, allora era anche giusto averti oggi in avanscoperta qui a lanciare il curriculum per il nuovo anno, ma noi ti ritroveremo tra gli ospiti che tra poco andremo anche a spiegare a tutti quanti. Vedo che si stanno aggiungendo gli altri colleghi e quindi io penso di cominciare anche nel rispetto di chi è già arrivato, anche perché poi questa registrazione, per chi perde qualche minuto all'inizio, cioè questo webinar, riceverà il link per la registrazione della registrazione, quindi lo potrà vedere comodamente. Io condivido lo schermo perché appunto ho una presentazione che vi aiuta diciamo come un canovaccio, quindi a spiegarvi un pochettino perché digital journalism e che cos'è digital journalism. Il titolo è Digital Journalism in classe, comunicazione, giornalismo e nuovi media, quindi non è soltanto fare giornalismo a scuola, ma vuole essere anche qualcosa di più. Avremo quindi questa presentazione da parte mia e poi starò zitta e darò la parola a Bruno Mastroianni. Il curriculum innovazione, quindi fare giornalismo a scuola, viene identificato nei curriculi portati avanti organizzati da FEM, Future Education Modena e Wonderful Educator, come un master school, un master studenti. Il nostro intento è quello di
non solo fare giornalismo a scuola, ma anche di aiutare i nostri ragazzi a leggere e analizzare la notizia, ma non solo la notizia, tutto ciò che viene anche ritrovato nel web, e questo ci porta a sviluppare quelle competenze che sono correlate, quindi non solo linguistica, digitale e comunicativa, ma anche acquisire una certa consapevolezza mediale. Abbiamo detto un percorso formativo Master School Student. Master School perché è la scuola che può acquistare la possibilità di far entrare in questa piattaforma che poi vi farò vedere e seguire tutto il percorso a un certo numero di docenti, e i docenti possono anche non solo quindi fare la propria formazione, ma seguire gli studenti durante il loro percorso, oppure può essere soltanto una formazione del singolo docente. A chi è rivolto? È rivolto agli docenti della scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado. Certamente per le secondarie di primo e secondo grado veramente è interessante anche la partecipazione da parte degli studenti. Modalità online e offline perché? Online perché abbiamo le dirette. Abbiamo le dirette come oggi con i nostri esperti che faranno lezioni su diversi argomenti e non soltanto del giornalismo in sé, ma tutto quello che ruota intorno. Offline perché c'è la possibilità di seguire, registreremo tutte le lezioni e di poterle seguire nel caso in cui c'è un'incompatibilità nel giorno e l'ora della live, di poterlo seguire in forma offline, quindi registrata. I docenti avranno un credito formativo di 30 ore, e mentre per gli studenti che partecipano, immaginate di far partecipare una classe, gruppi di classe oppure classi aperte, a volte ci sono anche dei gruppi tematici a scuola o anche delle attività che vengono svolte nella scuola, diverse legate anche all'educazione civica, o anche delle redazioni, se ci sono o avete intenzione di aprire una redazione giornalistica a scuola. In questo caso agli studenti della secondaria di secondo grado, attraverso una convenzione con FEM, si può pensare ad un credito formativo legato al PCTO, quindi ai percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento. Quella che vedete è la schermata di Canvas. Canvas è la nostra piattaforma di e-learning che utilizziamo per avere questo contatto, perché io parlo sempre e dico che digital journalism è sinonimo di community, come vedete lì in grande nella slide, perché è un modo per stare insieme e condividere con me e con tanti altri docenti questa passione per il giornalismo, che, come ho detto prima, non è solo giornalismo puro, ma è tutto quello che riguarda un po' la comunicazione. La schermata che vedete è proprio la pagina introduttiva di Canvas con il mio messaggio di benvenuto che vi spiega un po' come articolato il nostro percorso. Infatti prevede una formazione iniziale che è iniziata oggi con questo lancio attraverso un webinar aperto a tutti, proprio per cercare di far conoscere ancora di più quello che è il curriculum innovazione digital journalism. Seguiranno due lezioni di onboarding a coloro che già si iscriveranno, che tratteranno il giornalismo e che serviranno come un po' propedeutiche a quella che è l'attività che si farà all'interno. Poi avremo nel corso dei mesi, perché durerà l'intero anno scolastico, ma concentriamo le lezioni con gli esperti nella prima parte, quindi a partire da ottobre, massimo gennaio, febbraio, ci fermiamo con le lezioni con gli esperti. All'interno della piattaforma un calendario, infatti in questi giorni stiamo calendarizzando proprio gli appuntamenti con i nostri esperti che ci hanno dato la loro disponibilità. All'interno trovate il titolo dell'intervento, un abstract e l'avvio, una nota avvio dell'autore. Una novità di quest'anno sono dei webinar di approfondimento. Durante il corso dell'anno scolastico saranno 4-5 webinar divisi un po' nei diversi mesi, e saranno degli affondi particolari, e dopo vedremo chi sono poi i protagonisti di questi webinar. Digital Journalism all'interno della piattaforma che cosa offre in più ai docenti per poter calare il giornalismo o tutto quello che abbiamo fatto anche l'anno scorso nelle proprie classi? Infatti trova una sorta di archivio.
C'è quello di, c'è il materiale di quest'anno, cioè tre moduli di corso avanzato che trattano tre aspetti del giornalismo, 10 moduli del corso base che è stato lanciato l'anno scorso, l'archivio con tutte le lezioni, gli abstract, i titoli e le bio degli ospiti dell'anno scorso, troverete anche il nostro Bruno Mastroianni nelle registrazioni dello scorso anno, e pensate che sono più di 14-15, perché veramente l'anno scorso ne avevamo fatte tante. Quest'anno abbiamo deciso appunto di consolidare tutto il percorso in un determinato periodo e poi di lasciare spazio anche ai webinar. 5 moduli che sono riguardanti fare giornalismo a scuola, sono di supporto a chi vuole svolgere un'attività di giornalismo, vanno da come si fa il progetto fino ad aiutarvi attraverso anche un toolbox di attrezzi del mestiere, cioè di applicazioni che si possono utilizzare se vogliamo fare giornalismo a scuola, aprire per esempio un giornale online. Partecipare a questo percorso ci permetterà anche di noi lanceremo una challenge che è appunto una sorta di gara in un certo qual modo, che alla fine prevede un evento finale come abbiamo fatto anche l'anno scorso, anche se è stato il primo anno, il nostro avvio di Digital Journalism. Abbiamo comunque voluto questo incontro nel momento in cui un po' tutte quelle problematiche legate al Covid si sono un po' attenuate, si sono aperte un po' le frontiere di tutte queste situazioni e ci siamo incontrati con alcuni di voi che hanno partecipato e che oggi sono anche qui direttamente a Modena, ed altri ci siamo anche collegati, quindi è stato un momento molto bello di vedere tutti i lavori dei ragazzi e le attività che loro hanno svolto. In più, proprio legato a questa diciamo questa challenge e anche al fare il giornale a scuola, nel caso in cui delle classi, delle scuole vogliono realizzare il giornale, ho aperto un blog con Google Site dove andrò a mappare proprio tutte le redazioni che sono aperte o staranno per aprirsi un po' in tutta Italia, e ogni redazione avrà uno spazio per inserire il proprio giornale. Ancora, che cosa succederà? Ci sono gli sportelli, perché se volete creare un giornale, avete bisogno di un'assistenza, io sarò a vostra disposizione in alcuni momenti, diciamo durante il mese, per darvi assistenza per realizzare il vostro giornale. Questo è un altro lancio che vorremmo riuscire a fare quest'anno, e ve lo dico in anticipo, che è quello di non solo avere le vostre redazioni, i vostri giornali nel nostro blog e quindi farvi conoscere tra di voi, ma fare in modo che i nostri ragazzi diventano protagonisti e quindi di realizzare delle live attraverso Instagram e venire nelle vostre redazioni, lasciare spazio ai nostri ragazzi di presentarsi, di farsi conoscere, nello stesso tempo di conoscere anche gli altri compagni un po' sparsi nella nostra penisola. Alcuni temi che tratteremo sono tanti: parleremo di slow journalism, parleremo di fake news e disinformazione, giornalismo costruttivo, giornalismo economico, come far capire l'economia oggi in una situazione così difficile come quella che stiamo vivendo adesso, i conflitti comunicativi, Bruno oggi ci darà un assaggio, Bruno Mastroianni, i videogiochi, perché anche il videogioco entra veramente tra una delle forme di cultura. Parleremo di guerra e di diritti umani, ma chi sono i protagonisti di quest'anno? Li vediamo subito. Avremo Andrea Koch, che ci tratterà slow journalism, Assunta Corbo, giornalismo costruttivo e solution journalism, Giovanni Zagni per un affondo sulla disinformazione, a seguire ancora Lidia Baratta, ci parlerà di economia e di come avvicinare questi giovani all'economia, al giornalismo economico. Il nostro Bruno Mastroianni, che parlerà ancora del gestire il dissenso e i conflitti di comunicazione, che è un ritorno di Bruno Mastroianni con noi, così come anche Virginia Padovese di New Guard, che ritorna tra noi per parlarci delle strategie. Prima parleremo della disinformazione e poi parleremo delle strategie della disinformazione con Virginia Padovese.
avremo un altro ritorno, che è Valerio Nicolosi, che l'anno scorso ha tenuto una bellissima lezione sugli sbarchi. Lui ha seguito tantissimo tutta la situazione nei nostri mari, e invece quest'anno torna a parlarci di guerra, perché se vedete proprio questa immagine ci riporta ai primi giorni della guerra, quando Valerio Nicolosi era proprio sui campi di battaglia. Silvio Malvolti, fondatore e presidente dell'Associazione Italiana di Giornalismo Costruttivo, sarà con noi, così come poi Bianca Arrighini, co-founder di Factanza, l'informazione che crea indipendenza. Ho fortemente voluto anche lei perché è una 24enne, stata definita da Forbes fra le 30 under 30 più influenti d'Italia, insieme con Livia Viganò. Entrambe sono co-founder proprio di questo giornale e di un'informazione che cerca di essere più vicina ai nostri giovani. Parleremo di videogiochi, e lo faremo con Fabio Viola, i videogiochi come espressione artistica e culturale del XXI secolo. Non a caso qui a Torino, dove sono io, alla Reggia di Venaria, c'è proprio una mostra curata da Fabio Viola riguardante il videogioco e l'arte. Abbiamo parlato poi dei webinar, e vi mostro due degli esperti che saranno presenti ai nostri webinar. Avremo Alberto Parola dell'Università di Torino, Media e Digital Education, un equilibrio biodigitale di cui lui parlerà nel suo webinar, e anche Maria Grazia Villa, Etica e Comunicazione, docente anche lei universitaria. Chi saranno i prossimi protagonisti del webinar? E questo lo scoprirete vivendo. Ma io ho finito. Ti dice qualcosa questo, Bruno? Sì, sì, mi suona questo titolo. Mi suona questo titolo, ok. Sì, allora, sì, io esco dalla presentazione. Voglio chiedere, prima di darti la parola, se ci sono qualche domanda a Letizia, se qualcuno ha chiesto qualche informazione, o altrimenti io lascio subito la parola a Bruno per il suo intervento, e siamo veramente curiosi di capire che cosa sta accadendo in questa generazione. Io oggi in questi ultimi giorni è venuto fuori un'altra volta la polemica dell'uso del cellulare a scuola, cellulare sì, cellulare no, però ti posso dire che a volte i ragazzi lo usano veramente troppo. Io sono una che il digitale lo utilizza, però il troppo dà anche a volte molto fastidio, perché anche se cerchi di fare la lezione in quei 10-15 minuti che hai l'attenzione stessa dei ragazzi, però si disperde con quest'uso dei cellulari. A te la parola, io zitta. Allora, intanto grazie Anna Maria, diciamo saluto tutte le persone in ascolto, e a questo punto vi chiedo di interagire via chat, visto che non avete la possibilità di parlare al microfono, perché un pochino di interazione ne ho bisogno. Ma io, Anna Maria, sai, per introdurre quello di cui parlerò, parliamo proprio di questa, come tu hai definito, ti è venuto spontaneo definirla, la polemica sul cellulare in classe. Allora, è interessante come ormai siamo praticamente abituati, anche dal punto di vista giornalistico, del dibattito pubblico, ma ormai mentalmente, a vivere tutto come una polemica. Tra l'altro, te stessa, mentre parlavi, ti è venuto spontaneo dire cellulare sì e cellulare no. Quindi, le due direttrici mentali che ormai abbiamo sempre è che su un tema ci sia una polemica. Secondo, che ci sia il bivio. Cioè, il bivio è cellulare sì e cellulare no. Allora io, che diciamo così, vado allo scopo di questo mio intervento, vediamo, perché se arrivo a questo già abbiamo il risultato, poi vediamo se sul resto ce la faccio, è proprio dire, dobbiamo resistere, se vogliamo capire cosa succede, al modalità polemica costante, come se ogni cosa veramente richiedesse una polemica per essere affrontata, e che questa polemica richieda una polarizzazione, cioè che ci sia il partito del cellulare sì e del cellulare no. Anch'io questa mattina ho sentito, beh, nei giorni ho letto molto, però stamattina ho sentito la radio ed era interessante come il giornalista della radio si era applicato a fare in modo che tutti i commenti dei ascoltatori fossero così polarizzati, cioè si passava dal tizio che diceva ma come togliere il cellulare, un passo indietro, e non voleva saperne delle precauzioni prese, delle misure prese da questo Malpighi, e dall'altro invece che dice no, Malpighi fa bene, anzi il cellulare più si tolgono e meglio è. Quindi diciamo, siamo abituati a pensare che davvero il mondo procede per polarizzazioni,
e che veramente i fenomeni si possono conoscere per polarizzazione. Invece la maggior parte delle volte i fenomeni, soprattutto per capirli e per prendere decisioni, hanno bisogno di smarcarsi da queste due bias, chiamiamole così, questi pregiudizi mentali che abbiamo, no? Cioè sia la polemica sia la polarizzazione sono nemici della conoscenza e quindi della consapevolezza e della decisione libera. Allora, io su questa materia in particolare direi, cioè siccome ho dedicato un libro, tienilo acceso, che già dal titolo si capisce, diciamo, l'impostazione, ma soprattutto sta arrivando un nuovo libro per il saggiatore, uscirà adesso il 4 novembre, che ha a che fare proprio con l'homo smartphonicus. E allora lo uso come introduzione. Cioè qui non è tanto cellulare sì e cellulare no il problema, ma il punto è, dobbiamo ragionare su perché questo dispositivo, che ormai è qualcosa che abbiamo addosso, che fa parte di noi, e come questo dispositivo ha cambiato le carte in tavola per tutti, soprattutto nell'educazione. Allora è qua che finalmente si supera semplicemente la polemica e la polarizzazione e si incominciano a fare delle domande. Per esempio, io su questa questione in particolare, tenere o no il cellulare in classe, farei un passo indietro e direi: allora, se lo smartphone è diventato semplicemente un dispositivo di distrazione, cioè il dispositivo che si usa per distrarsi, per fare cose diverse rispetto a quelle che dovresti fare, allora sono il primo a firmare, diciamo, nel partito del toglierlo dalla classe, perché in classe bisogna concentrarsi su quello che fai. Il problema però è proprio questo, cioè come abbiamo potuto trasformare lo smartphone in un, o meglio, lasciare che i ragazzi e le ragazze vivessero lo smartphone solo come oggetto di distrazione, mettiamola così, no? Cioè, forse qui dovremmo farci delle domande su quanto nell'educativo non ha trovato piena cittadinanza. Non parlo delle presenti e dei presenti, che sono sicuro che sono docenti illuminati che invece di educazione digitale ne fanno tanta, però in generale sappiamo che ha fatto un po' fatica questo dispositivo ad entrare nell'educazione quando, e qui uscirei dalla polemica semplicemente scolastica, per un cittadino e una cittadina comuni, questo dispositivo è quello che caratterizzerà, che caratterizza e caratterizzerà per tutta la vita le loro relazioni professionali, il loro lavoro avverrà attraverso di questo, le loro relazioni sociali avverranno attraverso di questo, la loro partecipazione alla vita pubblica in parte avverrà attraverso di questo. Allora, questo dispositivo che non è affatto un dispositivo solo di distrazione, che un cittadino e una cittadina si ritrovano in mano come centro di gran parte della propria vita sociale, politica, professionale, è possibile che noi gli troviamo uno spazio dentro l'educazione? Ecco, glielo dobbiamo trovare, perché non possiamo lasciarlo ad essere solo un dispositivo di distrazione. Quindi, come dire, lo spegnerlo è buono se lo abbiamo trasformato solo in quello. Non è buono perché ci stiamo perdendo il problema del dire sì, ma poi quando questi che sono i cittadini del futuro metteranno su on, perché lo dovranno mettere, bene che a scuola mettano off, ma quando metteranno su on, per la loro vita professionale e sociale, per il loro lavoro, sapranno cosa farci? Sapranno come muoversi? Perché c'è il rischio qui, nella polarizzazione estrema, che noi prendiamo un adolescente, a casa gli diciamo spegni quel coso, a scuola gli diciamo spegni quel coso, dopodiché quando lo accende aspettiamo il miracolo che questa ragazza o ragazzo in formazione, quando lo accende, diventi bravo a gestire il sovraccarico di informazioni, bravo o brava a gestire la sua immagine pubblica. Allora, il miracolo non avverrà, perché sappiamo, i miracoli sono una cosa per chi crede serissima, però per noi che facciamo i formatori, anche se, diciamo, ci servono magari i miracoli e la fortuna ogni tanto, però noi educatori sappiamo che invece dobbiamo fare dei percorsi. Allora, benissimo metterlo su off quando necessario, però dobbiamo occuparci del che cosa succede quando lo mettiamo su on. Anche perché, e qui vengo al titolo, ormai siamo homo smartphonicus, no? Cioè, voi dovete sapere che siamo a 150 anni dall'invenzione del telefono, Meucci. Poi c'è la diatriba Meucci-Bell, ma lasciamola da parte. Comunque Meucci per primo inventò questa cosa, che tra l'altro ebbe un nome sfortunatissimo, lui lo chiamò telettrofono, cioè diciamo una sfortuna incredibile, perché bisogna scegliere bene i nomi. Invece Bell, qualche anno dopo, lo chiamò telefono, molto più orecchiabile, molto più, la parola è molto migliore, no? Comunque Meucci inventò questo telettrofono, tra l'altro bellissima l'invenzione, perché avvenne intanto per caso, come sempre succede, no? A un certo punto lui faceva questa cosa bizzarra di curare i malati di artrite con l'elettricità, cioè una cosa terribile, di queste da fine 800, no? Allora un giorno, inserendo questo cavo elettrico in bocca a un povero malato di artrite, questo malato si mise ad urlare per il dolore e la voce si trasmise in questo cavo all'altra stanza. Allora Meucci intuì che attraverso l'elettricità si poteva trasportare la voce.
Ma l'applicazione vera e che diventò telefono venne quando, e qui c'è un elemento umano, secondo me sempre importante nelle invenzioni. Lui era a New York, doveva lavorare sodo perché insomma non se la passava benissimo, doveva lavorare tutto il giorno nel suo laboratorio, ma sua moglie era malata. E lui non voleva lasciarla da sola. Allora, per riuscire a contemplare lavoro intenso nel suo laboratorio e sentire se sua moglie avesse bisogno di qualcosa, si inventò un sistema di comunicazione dal suo laboratorio alla stanza della moglie attraverso cavi elettrici. Era il primo vero e proprio telefono, che purtroppo, ripeto, lui lo chiamò telettrofono e non fu un bel nome. Però ecco, questa è la dimostrazione che poi certe invenzioni umane, la vera innovazione viene fuori quando l'umanità è a pieno regime, no? Cioè un marito che non vuole lasciare solo la moglie, ma ha la necessità di lavorare, si ingegna e trova una soluzione che era lì davanti, perché poi se uno vede bene la storia, in quel periodo un po' tutti ci stavano arrivando a trasportare la voce attraverso l'elettricità, ma lui ci arrivò perché? Perché doveva trovare questa soluzione. Allora, secondo me, questo è anche di ispirazione per tutti noi che ci occupiamo di educazione. Di fronte a questo benedetto smartphone, dobbiamo trovare noi delle soluzioni nuove, perché abbiamo questa necessità, abbiamo noi stessi, i ragazzi e le ragazze, presi da una sfida epocale, da cui stiamo vedendo non ci arrivano. Alcune idee buone ci arrivano, ma l'applicazione di quelle idee, come Meucci, diciamo, ce l'abbiamo il concetto che possiamo trasportare questa elettricità con la voce, cioè fare un'educazione digitale fatta bene, ma come lo applicheremo? Dobbiamo noi trovare una soluzione, originale, creativa, adatta. Ecco, allora, Homo Smartphonicus, perché? Perché da quell'invenzione del telefono c'è stata una svolta negli ultimi 15 anni che è stata qualitativa, cioè ha fatto un salto di qualità, anche se noi, siccome siamo un po' così, continuiamo a chiamarlo telefono, ma questo non ha nulla a che fare, questa cosa che ho in mano con il telefono non ha nulla a che fare veramente. Abbiamo continuato a chiamarlo telefono perché noi siamo fatti un po' così, cioè tendiamo a chiamare cose nuove con nomi un po' vecchi per adattarci. Qual è stata la svolta qualitativa fondamentale? Che nonostante il telefono di Meucci aveva inventato il trasporto della voce a distanza, cioè aveva sganciato il fatto di parlarsi nello stesso tempo dal luogo, cioè da luoghi lontani ci si può parlare nello stesso momento in diretta. Però questa invenzione ancora era legata al luogo dove era presente, no? Noi tutti veniamo da generazioni in cui il telefono per tanto tempo era il telefono di casa, il telefono di ufficio, il telefono della cabina telefonica, cioè si poteva portare la voce a distanza, ma a patto che fosse in un certo luogo un apparecchio. Con lo smartphone, in realtà con i cellulari, ma con lo smartphone ancora di più, l'apparecchio non è più legato a un luogo e il luogo del telefono diventa l'essere umano. Anzi, potremmo dire ancora di più, che l'essere umano mette dentro al telefono, o meglio nella dimensione digitale che si è creata con lo smartphone, gran parte della sua vita. E quindi io, per questo io chiamo di Homo Smartphonicus, cioè ormai è difficile, se non in certi luoghi remoti del mondo, trovare un Homo sapiens senza uno smartphone vicino, diciamo che non abbia uno smartphone. Dove c'è uno smartphone c'è un essere umano e dove c'è un essere umano c'è uno smartphone. Ripeto, a parte alcune tribù, alcuni casi un po' eccezionali, però tendenzialmente ormai lo smartphone fa parte dell'Homo sapiens. E allora noi di questo ci dobbiamo porre la domanda fondamentale, questo Homo sapiens smartphonicus, che forma gli dobbiamo dare? E guardate, questa domanda è fondamentale perché? Perché molti se lo sono già chiesto e la forma gliela stanno dando. Ovviamente, come sempre succede con le svolte epocali tecnologiche, la ragione commerciale, la ragione politica, cioè le ragioni un po' più utilitaristiche, cioè fare soldi, diciamocela in italiano, e ottenere consenso per avere voti e potere, si sono già mosse da tempo, e stanno dando una certa forma alla nostra vita digitale. Allora, qual è il lavoro dell'educazione da sempre? È proprio quello. Che mentre altri stanno dando forma alla tua vita, tu invece diventi indipendente, il più possibile autonomo, e riesci a dare la tua forma alla tua vita. Allora, oggi la sfida che abbiamo è questa: questo Homo Smartphonicus lo dobbiamo educare perché dare forma a questa sua vita smartphonica iperconnessa. Se non facciamo questo, purtroppo ci saranno gli altri, i grandi della tecnologia, i titolari delle piattaforme, gli interlocutori economici e politici, che invece la forma gliela stanno dando ben precisa, no? Perché vogliono ottenere ben precisi scopi. Ma questo noi lo sappiamo che è da sempre così, non è che è nato il problema con il digitale è diventato ancora più evidente quanto ci dobbiamo lavorare e si è complicato da un certo punto di vista il nostro lavoro, però abbiamo anche molti strumenti, come dimostra questa attività che stiamo facendo oggi, no? Quindi le occasioni poi di affinare un po' gli strumenti per ottenere risultati ne abbiamo. Allora, ho pensato a lungo da che cosa partire venendo qui e
alla fine mi sono detto, siccome io ho il vantaggio, oltre che un po' a studiarle e a ricercarle queste cose, poi ho le mani in pasta come professionista, perché io mi occupo di gestione dei social media per conto di varie aziende, principalmente per la RAI, per le teche RAI. In questo momento, negli ultimi mesi, mi sto occupando proprio di come diffondere quel patrimonio audiovisivo incredibile che c'è nelle teche RAI attraverso proprio i social e il coinvolgimento delle persone. Allora, in questa mia vita professionale, ho avuto la fortuna a un certo punto di essere sottoposto a uno di questi corsi per cintura nera di social, chiamiamoli così, no? Cioè per noi che siamo proprio quelli che si dicono social media strategist, con questo anglismo che no, suona potentissimo, insomma, semplicemente le persone che fanno un po' di strategia nel pubblicare sui social. Ho partecipato a questo corso da cintura nera ed è stato interessante perché l'istruttore, il formatore, ha iniziato dicendo: sono sicuro che voi siete convinti di conoscere i social, avete un'idea chiara, voi siete tutti social media strategist, dovreste essere gli esperti in Italia principali di questo, e a che cosa ci ha sottoposto? I dati reali dell'uso dei social nel mondo in Italia, ma facendoceli vedere prima chiedendoci che idee avevamo, ed è stato sorprendente vedere come ognuno di noi aveva delle idee in realtà poi non così corrispondenti alla realtà. Allora io voglio fare lo stesso esercizio con voi, ma non perché vedere cosa è giusto, cioè se uno lo sa o non lo sa, non è questo, ma è un percorso che ci serve per capire. Noi sappiamo, quando parliamo di social, di piattaforme, di connessione, di giornalismo digitale, sappiamo di che cosa stiamo parlando? Vedrete che adesso ci saranno sorprese. Cioè, qualcuno confermerà molte delle idee, ce l'abbiamo chiare, ma qualcosa scoprirete che ci può sorprendere. Allora, io vorrei iniziare da un po' di slide che vi ho portato, che riportano dei dati interessanti. La primissima slide da cui vorrei iniziare deriva da uno dei discorsi che si sentono fare. Io non credo che voi li facciate perché so che siete molto più accorte e accorti, però in generale nel dibattito pubblico sapete che ogni tanto si sente il tema dell'abbandono dei social da parte degli utenti, no? Ormai gli utenti non stanno più sui social, stanno sempre meno funzionando i social, c'è un certo calo, prima c'è stato il boom, ma adesso i social non sono più così importanti, no? In fondo le persone si disiscrivono, si disamorano dei social, non c'è più quel boom di un tempo. Allora io vi faccio vedere i dati. Allora userò adesso dei dati che vengono dallo studio di We Are Social, che ogni anno fa un report mondiale sull'uso dei social nel mondo in Italia. I dati risalgono a febbraio 2022, che ci può sembrare un po' vecchio, cioè qualche mese fa effettivamente, però ne ho visti altri di dati e questi mi sembrano quelli un po' più accurati e più attendibili. Poi vedrete, anzi, lo stimolo è, adesso vediamo quelli di febbraio 2022, così compito a casa, il prossimo febbraio 2023, quando uscirà il nuovo report, andiamo a vedere tutti gli aggiornamenti, no? Però per ora io terrei per buoni quelli dell'ultimo studio più accurato che è stato fatto. Allora, per esempio, prima questione, ma questi social sono stati abbandonati o no? Andiamo a vedere che cosa ci dicono i dati, vediamo se mi assiste qui la tecnologia, condivido finestra. Allora, secondo i dati, state vedendo, mi confermate che si vede la slide? Sì, sì, tutto ok. Siamo ok. Allora, per esempio, a livello globale, vedete l'ultima colonna, quella gialla, Active Social Media Users, siamo che da un anno all'altro, cioè dal 2021 al 2022, siamo passati a più 10% di utenti attivi sui social media. Quindi, diciamo, c'è stata una crescita. È chiaro che se andiamo negli anni precedenti, questa crescita è stata più ampia, no? Se si toccava il 15, il 20, il 30%. Si è un po' assestata, però siamo a più 10% da un anno all'altro. Quindi, tutt'altro che la situazione in cui uno dice c'è l'abbandono dei social. No, non c'è, ma gli utenti attivi crescono di anno in anno. Allora uno qui potrebbe dire, vabbè, ma questi sono i dati internazionali, in Italia non è così. E allora andiamo a vedere l'Italia. L'Italia ci dice, la situazione italiana ci dice che la crescita è stata dell'oltre il 5%, quindi una crescita più moderata. Però vi faccio notare qui la prima colonna, che è quella della popolazione, della crescita della popolazione, e purtroppo noi sappiamo che la nostra popolazione è in leggera decrescita, vedete c'è un meno 2%, quindi va rapportato a questo anche purtroppo. Comunque anche in Italia, per quanto più ridotta rispetto al resto del mondo, c'è una crescita degli utenti sui social media. Altra slide che vi voglio far vedere, fondamentale secondo me, anche se è una cosa ovvia ma spesso ce la dimentichiamo, è l'uso di internet e della connessione da parte delle persone, e ci dice anche qui, sempre vi consiglio di soffermarvi sull'ultimo dato, quello in verde, l'ultima colonna a destra, e che ci racconta questo dato che il 92,9% delle persone accede ad internet attraverso lo smartphone, in mobilità.
è una cosa che sapevamo, però è bene sempre ricordarsela, cioè che la maggior parte delle volte noi stiamo parlando di connessione, tutto ciò che sta attorno a internet, non ne parliamo dei social, ma stiamo parlando qui, che accade su questo dispositivo e non come ogni tanto ci succede un po' da docenti, noi pensiamo al computer, all'attività seduti di fronte a una tastiera con uno schermo grande che uno sta facendo con calma, no, dobbiamo invece figurarci ogni volta che pensiamo all'utente di internet connesso, a una persona che sta facendo qualcos'altro, sta altrove rispetto a e usa lo smartphone in varie maniere, accedendo alle varie piattaforme. Questo è fondamentale ricordarselo sempre per non scadere nell'idea di un utente ideale che sta seduto a una scrivania con calma e cerca sul suo computer. Questo è una percentuale residuale. La maggioranza, è attraverso lo smartphone, appunto, homo smartphonicus. Ora è la parte in cui tocca a voi, la parte di quiz, diciamo. Quindi vi chiedo di dare risposte. Come vi vengono? Non c'è giusto o sbagliato, proprio serve come esperimento e anche per attirare un po' l'attenzione. Allora, adesso vi faccio una domanda. Se io vi chiedessi quali sono, secondo voi, i primi due o tre motivi per cui le persone vanno su internet, cioè quando si chiede agli italiani, tu perché ti colleghi a internet? Cosa fai? Qual è la tua attività principale su internet? Qual è la principale, o facciamo le tre principali che direste voi, di primo acchito, che avete in testa? La gente va su internet per uno. Vediamo un po' se qualcuno si Vediamo, lancia. sì, vediamo, vediamo. Trovare Trovare informazioni. informazioni, dice Simona. Bene, e altre? Ricerca informazioni. Curiosità, Curiosità, aggiornamento. aggiornamento. Vediamo Emilia. Informazioni. Informazioni. Vedere video. Allora. Ecco, interessante, interessante. Allora, c'è chi dice vedere i video, altri dicono social, informazioni, news. Conoscenza, svago, curiosare, Sentire eventi. musica. Condividere Svago. notizie, leggere notizie, una news, due svago, Due tre hobby, svago, tre hobby. E pure formazione, Silvano dice formazione. Bene, social. news, ancora. Arcano, eh. Mi anticipo già che qualcuno ha indovinato pienamente. YouTube YouTube è più più usato usato di di Google. tempo. Adesso sì, questo lo vedremo, ci arriviamo, ci arriviamo. Vedere che Alessandra, succede. vedere che succede, che hanno fatto nella giornata le persone che conosco, infine notizie dal mondo scuola. Anna Maria Faccio, video. Luca, consumare contenuti video. Lavoro. Elettronico, questo è Comunicare. abbastanza, diciamo, ritagliato sul nostro target, effettivamente. Comunicare. Allora, vi dico subito, adesso vi svelo l'arcano, allora vi dico subito che io sarei della schiera di voi che avrebbe risposto, anzi, quando mi hanno sottoposto a questo test, anch'io ho pensato, diciamo, la sintetizzo un po' così, farmi i fatti degli altri, cioè sapere cosa stanno facendo le altre persone, vedere un po' cosa stanno facendo le altre persone e consumo di video. Io sarei partito con questo. E invece, vediamo la slide che cosa ci dice. Allora, hanno vinto coloro che dicono cercare informazioni. Come vedete, è la primissima, con la percentuale più alta, l'attività principale che le persone dichiarano, di fare online è cercare informazioni, cioè quindi su internet. Al secondo posto, effettivamente hanno ragione quelli che dicono la ricerca di notizie e eventi, l'aggiornamento sugli eventi, diciamo, su quello che sta succedendo. Al terzo posto, i tutorial, cioè come fare le cose, cercare come si fa una certa cosa, come si cucina la pasta in un certo tipo, come si aggiusta una cosa, le istruzioni di qualche tipo, eccetera. Al terzo posto, le persone dichiarano trovare nuove idee e ispirazione. Questo a me suona veramente sorprendente, ve lo dico sinceramente. E vedete che per arrivare a, per esempio, ecco. Rimanere in contatto con amici e familiari, già siamo abbastanza più in basso nella classifica, e infine Al la quindicesimo posto, cosa c'è? primo posto, cosa c'è? Aspettate che sto vedendo. Ah, condividere le opinioni è Opinioni. all'ultimo posto, per esempio, no? E le ricerche di lavoro oppure riempire il tempo libero sono tutti abbastanza in basso rispetto a questa classifica. Insomma, quindi alcune conferme, alcune sorprese, vedete, però ci è utile sapere questo. Ora vi faccio la stessa domanda, ma virata sui social. Quando gli si chiede la stessa cosa alle persone, non tanto quando vai su internet in generale, ma quando vai su una piattaforma social, qual è il motivo? Cosa cerchi sui social? Cosa ti aspetti di trovare sui social? A voi la risposta. Secondo voi, quali sono i primi due o tre aspettative principali sui social, le principali ragioni per cui una persona in Italia va sui social.
Abbiamo già una risposta precedente, però, perché Alessandra ci ha detto prima: vedere che succede, che hanno fatto nella giornata le persone che conosco. Questo vuol dire andare sui social, Amici, no? amici e familiari, no? Amici e E familiari. seguire, seguire, allora c'è qualcuno che dice, allora aspettate che così andiamo in ordine, mi Allora, pare che siamo a, mostrare era la dopo propria comunicare, vita. allora news, allora Ambra sostiene che sono le notizie la cosa principale che si cerca sui social, invece Samira cerca, dice che è l'ispirazione, ricerca di ispirazione, Simona giustamente dice mostrare la propria vita, cioè raccontare se stessi. Oppure Veronica dice seguire la vita delle persone influenti, quindi gli influencer, le persone, diciamo, i leader d'opinione, avremmo detto noi che siamo di un'altra epoca, no? Poi vedere se qualcuno mi ha scritto qualcosa, Elisa, effettivamente. Socializzare, dice Palma, e ha ragione, però dobbiamo entrare più nello specifico. Ingrid, conviene sulle notizie. Elisa dice passare il tempo libero, passatempo, quindi impiegare il tempo libero. Silvano, educazione digitale, che è una bella aspirazione, non so quanto corrisponderà, adesso vedremo le slide, i dati. Condividere esperienze, confronto su alcune tematiche, aspetti strani della vita delle persone, interessante. Trovare persone con i propri interessi. Vedrai, Simona, che c'è una sorpresa qua anche per te, perché io anche avrei detto la stessa cosa, e invece, però che ci dice tanto. Spunti di riflessione, approfondire conoscenze di cose e persone, condividere le cose che mi piacciono. Voyeurismo, dice Paolo, vedere ciò che gli altri condividono e condividere a sua volta, trovare conferme sulle proprie idee, anche per te Cinzia ci sarà una sorpresa perché io ero del vostro partito, impiegare il tempo libero, fare ricerche su argomenti che mi interessano, cosa postano amici e altri utenti. Allora adesso svegliamo, queste erano le nostre idee a occhio, vediamo cosa ci dice la ricerca. La ricerca ci dice che le principali ragioni per l'uso dei social media sono leggere notizie e nuove storie, diciamo così, storie nuove di attualità. Primissimo, anzi, c'è, diciamo, ci sono tre quasi a pari merito, tre attività. La seconda è rimanere in contatto con amici e parenti. La terza è riempire il tempo libero. Quindi tutti coloro che hanno dato questo tipo di risposte sono i vincitori, diciamo, sanno che cosa si fa sui social. E invece vi faccio notare che le risposte successive non solo sono di una percentuale molto più bassa, quasi ci dimezziamo, vedete? Ma non solo, poi andiamo proprio sotto al 20%, quindi sono proprio attività frammentate e residuali rispetto alle prime tre che sono un po' più vissute dagli altri. E in queste ci sono un po' di sorprese, per esempio il finding like-minded people, cioè quell'idea di trovare persone simili a me, viene data soltanto dal 20% delle persone. Allora, questo ce lo possiamo dire tra di noi, non è vero, cioè non è che non è vero, è uno di quelli che si chiama effetto migliorativo dei sondaggi, no? Siccome questo è fatto tramite sondaggio, cioè si chiede alle persone cosa fai, cosa pensi che siano le tue principali ragioni, sappiamo bene con un po' di metodologia dei sondaggi, magari reminiscenze dell'università, che chi risponde a un sondaggio non è detto che, non, che risponda con la realtà e la verità, ma spesso risponde dicendo cosa ci si aspetta da me, cioè cosa dovrei rispondere, qual è la risposta che dovrei dare. Allora è difficile che una persona ammetta di fare questa attività che invece sappiamo dal punto di vista di altre rilevazioni, che invece è uno degli effetti principali dei social, cioè i social tendono per l'effetto degli algoritmi a tenerci molto più vicini le persone affine e a farci percepire come distanti, lontani e non desiderabili invece quelli che non condividono con noi le nostre idee. Però è interessante, no, che qui l'utente medio non lo ammetta. Allora, questo per me è per esempio un puntello educativo importante. Noi invece dobbiamo formare noi stessi e i ragazzi e le ragazze a sapere che per varie ragioni, soprattutto commerciali, i social e i loro algoritmi tenderanno sempre a tenerci ravvicinati ai nostri interessi. Poi si dovrebbe fare tutto un discorso a parte per TikTok, che ha un algoritmo diverso, se volete lo facciamo, però per ora teniamoci sul resto delle piattaforme che hanno funzionato così e funzionano ancora così finora. E hanno degli algoritmi che chiaramente facilitano, favoriscono questo effetto. Allora, una delle prime cose principali di fronte a questa classifica è dire: dobbiamo arrivare che i cittadini italiani ammettano un po' di più questo effetto dei social, no? Ne siano un po' più consapevoli, perché il 20% un po' ci dà il segnale che forse le persone non ne sono così accorte, Tendono a sottovalutarlo come tema, come sfida, non come problema per forza, però ci vuole consapevolezza. E poi c'era un'altra cosa interessante di questa classifica che vi volevo far notare, e c'era qualcosa che riguardava cose da comprare o da acquistare. Ecco, guardate celebrities e influencers quanto è in basso, cioè è quart'ultimo al 16,5%. Anche questo io lo trovo abbastanza curioso perché sappiamo bene, come infatti ha fatto bene qualcuno che ha risposto, che
il seguire gli influencer, le persone di spicco, le persone che sono nei trend, invece è una delle attività principali, cioè lo dicono proprio i numeri fisicamente, no? Si vede dalla portata dei loro account che inevitabilmente quella è una delle principali attività dei social, eppure come percezione delle persone vedete come è in basso. Bene, adesso cambiamo domanda, sempre per andare avanti in questo scenario. E se invece uno chiede alle persone... Quale? Allora, aspettate che non voglio perché rischio se no di fare lo spoiler, di sbagliare. Aspettate che interrompo un attimo perché mi devo ricordare qual era l'ordine delle slide. Ok, sì, perfetto. Allora, se invece la domanda è diversa, è qual è la piattaforma che usi di più, sui social? Secondo voi le persone cosa rispondono? Social più usati. Allora, siamo su Instagram, vedo Instagram. molti Instagram, sono partiti. Sì. TikTok e Instagram. Facebook, c'è qualcuno che resiste su Facebook. Facebook, Instagram. Interessantissimo questo è stato effettivamente un momento migliore uno dei momenti migliori della formazione che ho fatto, perché qui abbiamo sparato tutti TikTok, Instagram, WhatsApp. Uno che scrive, aspettiamo tutte le opinioni. WhatsApp, Messenger di Facebook, immagino che intenda Luca. Facebook. Bene, andiamo a vedere le risposte. La slide ci dice che la piattaforma più usata è WhatsApp, ma di gran lunga, vedete? 90%. Cioè WhatsApp in questo momento, considerato piattaforma social per le sue, sapete, le sue funzioni che sono di stato, di gruppi, eccetera, effettivamente e a tutti gli effetti ha una potenzialità di uso social, non solo di messaggistica privata uno to uno, ma ha un elemento social. E non vediamo. Ah sì, scusate, ora vedete perfetto, Elisa. Quindi, primo fra Faccio tutti, una WhatsApp. battuta, Bruno. Ad Certo. WhatsApp adesso aumenta anche con l'inizio della scuola, tutti i gruppi, sai, adesso proprio schizzerà a 100 e passa. Facciamo un ragionamento importante su questo primato di WhatsApp. Ci sono un paio di cose da dirci, però aspetta, prima vediamo il resto, che è Facebook al secondo posto, ancora resiste Facebook. Sappiamo che effettivamente Facebook sta avendo un po' un freno, cioè una non crescita, non è che decresce, però per ora non cresce più di tanto, però ancora mantiene il suo primato. Allora, devo dire che in questa classifica, per correttezza, non è inserito YouTube come piattaforma social. Se ci fosse YouTube, supererebbe Facebook. Diciamo, sarebbe tra WhatsApp e Facebook. Qui non c'è perché non è stato indicato come piattaforma social per questioni metodologiche di We Are Social, che adesso lasciamo perdere, è inutile che ci perdiamo. Terzo posto, effettivamente, Instagram, che è il social in maggiore crescita, in questo momento assieme a TikTok, solo che Instagram ha raggiunto effettivamente numeri superiori per ora. Vedremo, secondo me gli aggiornamenti di febbraio 2023 ci sorprenderanno dal punto di vista di TikTok, quindi sono d'accordo con coloro di voi che hanno detto TikTok l'hanno messo lì come social che sta in grande crescita e probabilmente intaccherà quei primi tre posti. Soltanto dopo, al terzo posto, vedete con una percentuale molto minore, Facebook Messenger. Queste poverine sono le attività che Meta cercava di fare. Va bene che WhatsApp è sempre nel circuito Meta, quindi siamo sempre lì, Zuckerberg, Facebook, eccetera. Però anche con Messenger, Facebook era l'ennesima operazione che aveva fatto per cercare di entrare sempre più nella messaggistica istantanea e personale, nei direct messages. Ha funzionato, come vedete, fino a un certo punto, no? WhatsApp comunque è rimasto di riferimento. E poi abbiamo tutti gli altri, c'è il povero Twitter che sta qui in questa metà classifica da tanti anni, ormai si è assestato lì, non cresce né decresce, e vabbè, e poi c'è tutto il resto. Qui voglio dire due cose importanti su WhatsApp. Allora, la primissima, importantissima, è questa è la slide che toglie voce a quelli che ti dicono quante persone si avvicinano a noi e dicono, ah, vabbè, ma tanto io non ho account social, non sto su Facebook, non uso piattaforme, non vado su YouTube, non uso niente, e gli si fa la domanda: ma ce l'hai WhatsApp? Sì, perché il 90% effettivamente tutti hanno WhatsApp. Ecco, allora anche chi crede di essersi disintossicato, no? Dice io non sono sui social e me ne tengo alla larga, deve sapere che stando in WhatsApp è dentro questo mondo digitale, quindi comunque gli serve un po' di educazione digitale, non può con quel detox o quella distanza da tutte le piattaforme cavarsela. Secondo, e questa è la parte più seria che è collegata alla prima, da sapere che ormai le operazioni di manipolazione e disinformazione o propaganda politica o propaganda commerciale puntano direttamente al bersaglio grosso, cioè WhatsApp. Ormai da anni, quando si fanno attività anche un po' opache di manipolazione, si cercano di produrre contenuti che abbiano che caratteristica? Che finiscano nei vostri gruppi di WhatsApp.
cioè facciamo finta che io sia un manipolatore oggi, no? Facciamo, vesto per un attimo i panni di un manipolatore. Io, manipolatore, che voglio costruire un certo contenuto a mio favore per qualche ragione, che sia politica, commerciale, quello che volete, quello che devo cercare di fare è fare un contenuto che arrivi alla signora Maria e la signora Maria lo condivida nel suo gruppo di WhatsApp delle amiche del burraco. Questo è il massimo della mia operazione manipolativa. Perché? Perché lì c'è il massimo dell'influenza sociale. Nei legami ravvicinati, adesso prendo la signora Maria e il burraco, ma noi potremmo parlare chat della classe, oppure chat del, non so, del consiglio d'istituto tra professori, oppure le chat che ci sono tra professionisti, tra colleghi, la chat del calcetto. Allora, si è capito da tempo ormai, le operazioni vengono fatte in modo tale che si arrivi lì dentro, in quei legami di prossimità dove l'influenza tra persone è massima. Perché, per capirci, la signora Maria che scrive sul suo gruppo di WhatsApp, io voterò per questo, comprerò questo, o dice una sua opinione su una qualche informazione, è di gran lunga più influente di, non lo so, Lady Gaga, che ha 10 milioni di follower su Instagram, forse pure di più, quando dice la sua, politicamente. Perché quell'influenza, come sappiamo bene, sì, è vero che ha una diffusione gigantesca, ma l'intensità di quell'influenza è molto minore dell'amico che parla al pari, del familiare che parla ai suoi familiari. Allora, questo è molto importante perché noi, dal punto di vista dell'educazione, dobbiamo partire dalle priorità, e la priorità è rinforzare il cittadino e la cittadina proprio lì, nei suoi legami ravvicinati, dove tra l'altro si sente più al sicuro. Cioè, mentre ormai tendenzialmente tutti quando vanno sui social, adesso vi faccio vedere anche dei dati, tutti dicono, vabbè, però sui social bisogna stare attenti perché la roba che gira non è buona, tutto sommato questo in alcuni ancora no, però tutto sommato sta passando, e invece uno su WhatsApp, i suoi amici, il suo collega, il suo, non lo so, persona con cui ha a che fare tutti i giorni, lì le difese sono molto meno alte perché c'è l'effetto vicinanza e parità, essere pari più o meno, o comunque io lo conosco, è ravvicinato, sta qui. Durante il Covid ci sono degli studi molto interessanti, durante il Covid hanno mostrato quanto passavano per passaparola tutte quelle informazioni, vi ricordate, incontrollate, no? E chi aveva una cugina infermiera in un certo ospedale che gli raccontava delle cose, le metteva in un gruppo di WhatsApp, quel racconto passava da un gruppo di WhatsApp all'altro, tra l'altro modificandosi, proprio come il telefono senza fili, no? All'epoca mia, quando ero piccolo, si giocava al famoso telefono senza fili, ve lo ricordate? No? Uno diceva una cosa all'orecchio dell'altro, l'altro all'altro, alla fine la storia era completamente cambiata. Ecco, ci sono degli studi che mostrano come gran parte e gli effetti peggiori della disinformazione sono passati proprio da lì. Allora, quindi qui è un altro tassello, come dire, educativo, di sfida educativa che ci dobbiamo mettere dell'homo smartphonicus, cioè noi l'homo smartphonicus lo dobbiamo rinforzare lì, nei suoi gruppi di WhatsApp, che sembrano niente, perché se confronto alle strategie, alle strutture dei social, gli algoritmi, le leggi che devono garantirci algoritmi equilibrati, che è una sfida da fare, beh, però noi poi dobbiamo avere pure l'homo smartphonicus equilibrato, perché se è lui stesso che diffonde le cose o gli arrivano dai suoi legami ravvicinati, e non controlla, abbiamo un piccolo problema, un piccolo grande problema, gigantesco direi. Quindi dobbiamo imparare dai manipolatori, ecco, questa è la sintesi. Come loro, noi dobbiamo occuparci dei legami ravvicinati, di rinforzare quelli, l'educazione di quelli. Bene. E adesso vi faccio un'altra domanda. Ma se io chiedo alle persone, adesso questi sono quelli più usati, ma se io chiedo alle persone qual è la piattaforma che preferisci, secondo voi gli italiani cosa rispondono come preferenza di piattaforma? Poste. YouTube e WhatsApp, YouTube, che purtroppo non abbiamo in questa classifica YouTube, quindi non apparirà. Io pure sono abbastanza d'accordo che poi YouTube potrebbe essere in alto. Comunque, È venuto fuori già Facebook? TikTok, sì, Facebook ho visto, Instagram. Un po' di altre risposte e poi sveliamo il. Facebook, però abbiamo dette tutte quasi, no? Nessuno che direbbe Twitter, mica lo capisco. Povero Twitter che se ne sta lì. Bene, vediamo, aspettiamo Cristina e poi sveliamo i risultati. Facebook, WhatsApp, bene, allora vediamo, i risultati ci dicono effettivamente stragrande maggioranza, anche se vedete un 39%, quindi qui le percentuali si abbassano un po', non sono così certe come l'uso, ma la preferenza è WhatsApp vince su tutti gli altri. Al secondo posto non abbiamo Facebook, ma abbiamo Instagram. Quindi effettivamente
si nota che Instagram in questo momento è quello che sta più emergendo come uso generalista. Poi abbiamo Facebook, poi abbiamo Telegram e poi abbiamo TikTok. Secondo me questa è una delle classifiche che a febbraio 23 cambierà moltissimo. Vedrete che TikTok sarà lì con Instagram. Allora, che cosa ci dice questa slide? Un'altra cosa interessante. Il mare magnum, perché Facebook è questo, è un mare magnum social, no? Sapete, anche questo dal punto di vista professionale, per noi strategist, su Facebook io posso pubblicare un testo con immagine, una gallery di immagini, le immagini le posso pubblicare con tutti i formati, il testo praticamente non ho limiti, posso pubblicarlo lunghissimo, i formati video posso metterlo in 16 noni, 9 sedicesimi, quadrato, 4 terzi, 5 quarti, tutti i formati possibili. Allora, questo ha reso Facebook effettivamente il mare magnum dei social e questo non sta pagando da tanti punti di vista. Soprattutto in questa slide si vede dal punto di vista dell'uso delle persone. Cioè le persone sono un po' affaticate dall'usare Facebook come social da consultare così, a cuor leggero, perché penso che le esperienze che state facendo tutti voi è veramente ormai il posto in cui c'è soprattutto disordine. I giovani, poi non ne parliamo, i giovani proprio da tempo hanno mollato Facebook, un po' perché era il nostro social, cioè della nostra generazione, e quindi loro lasciano i luoghi dove ci siamo noi e si trovano nuovi luoghi, ma soprattutto perché Instagram o TikTok hanno una maggiore usabilità, sono molto più semplici nel loro uso. Instagram, che ancora consente varie operazioni, sapete Instagram, dovremmo farci un ragionamento sopra, ora non abbiamo il tempo, ma diciamoci alcune cose. Instagram in questo momento ha la sua forza nel fatto che 3-4 piattaforme assieme che si possono usare diversamente, no? Abbiamo le stories che sono volatili, che rimangono 24 ore e sono soprattutto vengono visualizzate dalle persone che ti seguono, quindi è il modo per parlare ai tuoi. Poi le stories possono diventare stories in evidenza, che diventano una forma di vetrina che uno si può costruire su alcune cose che vuole mantenere anche ai nuovi arrivati, i nuovi che vanno a visitare il tuo profilo, ti presenti un po' con le storie in evidenza. Poi ci sono i reel rispetto ai post, non so, appena dico delle cose che non comprendete mi fermate. I reel rispetto ai post sono quel modo con cui Instagram sta insidiando la modalità di TikTok, cioè questi video verticali, 9 sedicesimi, brevi, molto immersivi, cioè una volta che uno è nella categoria reel tende a fare quello che noi chiamavamo zapping e oggi si chiama invece scrolling verticale e tende a rimanere lì e perché gli viene sottoposto un continuo stimolo e i reel hanno la caratteristica come TikTok di uscire dalla tua cerchia e avere la chance, se sono fatti bene, se riscontrano interesse, di arrivare a utenti che nemmeno avresti incontrato, cioè i numeri sono impressionanti, no? Io questo anche dal punto di vista professionale lo vedo a parità di migliaia di visualizzazioni di un video o di una foto. I reel vanno sulle decine, centinaia di migliaia di visualizzazioni, che è tutta un'altra storia. Cioè Instagram si sta tiktokizzando, diciamola così, no? Ecco. E TikTok ha maggior ragione. TikTok addirittura è molto facile nella sua usabilità, perché sapete che ha semplicemente lo scrolling e basta. Sì, hanno aggiunto le stories, ma non stanno prendendo moltissimo piede più di tanto su TikTok. E questo scrolling è uno scrolling che sappiamo bene molto immersivo, cioè veramente toglie tempo, usura, perché poi sono tutti video brevi fatti proprio nella maniera di catturarti l'attenzione in quel momento, eccetera. E questi elementi effettivamente stanno facendo diventare queste piattaforme quelle preferite dalle persone e lo dobbiamo tenere in conto, insieme sempre a WhatsApp, che come vedete sta lì come principale luogo di cui ci dobbiamo occupare. Bene, allora, finita questa carrellata, non mi ricordo se ci sono altri dati, sì. Aspettate che ho quasi spoilerato, speriamo che la vostra vista non sia così acuta, probabilmente sì. Allora, se io chiedo alle persone in Italia, e poi finiamo con questo quiz e andiamo avanti a fissare alcuni punti, se chiedo alle persone qual è il tipo di utente che segui principalmente, il tipo di utente che segui sui social, cioè vai a fare il follow a chi sui social, secondo voi cosa rispondono le persone? Forse avete intravisto la slide, il primissimo risultato si vedeva, non so gli altri. Secondo voi chi seguiamo sui social, quando andiamo sui social? Ci scrive. Amici, cantanti, attori. Amici, star del momento, conoscenti. Cioè, appunto, gente comune, enti pubblici. Ah, ecco, gente comune, non l'avevo letto. Amici, star del momento, associazioni, conoscenti. Abbiamo l'arcano, che è il seguente.
Al primissimo posto vince chi aveva detto amici, familiari e persone che conosco. E come vedete è una percentuale altissima. E tra l'altro vorrei far notare la discrepanza con certi altri risultati che abbiamo visto prima, no? Cioè qui si vede che dal punto di vista di chi segui, l'idea degli affini, delle persone vicine, cioè, torna ed è pienamente, no? Al secondo posto, è interessante, qualcuno l'ha risposto questo, è abbastanza sorprendente che c'è gruppi musicali, cantanti e musicisti. Quindi il genere musica, insieme al genere, come vedete, attori, comici sarebbe, insomma, persone che fanno stand-up comedian di solito, e performance, cioè tutto il mondo degli attori, dei personaggi famosi. Poi abbiamo tutta una classifica che si avvicina abbastanza, abbiamo i programmi televisivi, ristoranti, chef, cibo e così via, entertainment, memes. Allora, facendo noi qui un corso che ha a che fare con digital journalism, in questa slide c'è una cosa dolorosa, che è dove è finito il giornalismo e i media, insomma le testate. Come vedete sono abbastanza in fondo alla classifica, sono quintultimi col 18%. Che fa capire che la fruizione delle notizie non avviene attraverso, almeno nelle dichiarazioni delle persone, le persone non percepiscono i social come luogo dove andare a seguire giornalisti e testate, ma probabilmente le notizie gli arrivano dagli amici, da altri, dagli influencer e altrove. Quindi questo anche ce lo dobbiamo tenere lì fisso. Bene, ma tutta questa carrellata con il giochino del cosa ti aspetti e cosa veramente c'è, che secondo me è sempre utile fare, ci serve per dirci una cosa fondamentale, e la cosa fondamentale è questa. Noi delle nostre generazioni, nonostante tutto, continuiamo ad avere un po' questa idea in testa di tecnologia, ripeto, esclusi i presenti che sono molto più evoluti visto che stanno facendo questo corso, però un po' ci viene da pensare, noi siamo settati perché per tanti anni abbiamo vissuto così, con questo schema, con questo computer che era il centro della tecnologia, no? Vi ricordate proprio l'apparecchio, a volte erano proprio ingombranti, come si vede questo col tubo catodico e la tower accanto, erano per noi il simbolo della tecnologia, l'apparecchio, il dispositivo contava quasi più dell'essere umano, perlomeno andava di pari passo all'essere umano, l'essere umano doveva essere bravo a usarlo, questo apparecchio, per ottenere dei risultati. È da un pezzo che la tecnologia non è più questo, cioè per i nostri ragazzi e ragazzi, come sapete bene, la tecnologia è quest'altra cosa, cioè ad essere protagonista ora è l'utente, il dispositivo quasi non si percepisce, non si deve percepire in un certo senso, no? Ha un posto quasi secondario, dato per scontato. Purtroppo chi è nato, o purtroppo per fortuna, comunque chi è nato nel mondo della connessione digitale percepisce il dispositivo come qualcosa di comune, no? Un po' come noi diamo per scontato l'energia elettrica, ci accorgiamo se in una casa non c'è l'energia elettrica perché ci sembra sorprendente che esista un posto dove non è raggiunta l'energia elettrica. Ecco, per oggi l'homo smartphonicus vive dando per scontato il dispositivo, e lui si sente protagonista, come questa scena con la faccia retro illuminata dalla retroilluminazione dello schermo, no? Qui tra l'altro ho messo un bambino apposta proprio per ricordarci questo, ma ancora di più, pensate adesso io in questo momento mentre vi sto parlando, vabbè, non solo ho l'auricolare Bluetooth che ormai è quasi parte di me, no? Ormai si vive con l'auricolare Bluetooth addosso, ma ho l'orologio che ogni tanto mi sta dicendo è giunto il momento di alzarti, che fa sempre preoccupare, perché cioè, non è che mi sta misurando il battito e sente che la mia pressione non dovrei un po' riarticolare, oppure ogni tanto mi dice bravo, oggi hai camminato abbastanza, non ti dà soddisfazione, l'orologio che diciamo mi aiuta a coltivare la buona impressione, insomma abbiamo tutta una serie di dispositivi che in realtà non percepiamo neanche più perché siamo inseriti in questa connessione costantemente, e questo è stato fondamentale, perché questo lo dico ai fini dell'educazione, dell'ottica educativa. Finché noi ci muoveremo in una prospettiva semplicemente strumentale di educazione, non staremo centrando il bersaglio. È vero che lo strumento e il suo uso e il suo buon utilizzo sono una parte fondamentale, ma non è tutto, cioè è solo una piccola parte della sfida, perché una volta che lo strumento lo uso anche bene, la domanda che mi devo fare è che tipo di persona io sarò nella connessione, che tipo di relazioni stabilirò, in che modo conosco attraverso la mia connessione con le informazioni e con gli altri utenti. Cioè la sfida è molto più ampia del semplice uso dello strumento, se ci fosse bisogno di dircelo, però è importante, perché noi invece abbiamo vissuto per tanti anni con la lavatrice, era uno strumento, se io so programmarla bene, questo per esempio io ho dei problemi ancora oggi, devo sempre un po' vedere le istruzioni, comunque se la programmo bene mi viene fuori bene il bucato, no? La televisione, la radio erano così, se so usare i canali vedo quello che volevo vedere. Quando entriamo nella connessione, la questione è un po' più complessa, perché le domande incominciano a essere: che immagine di me sto dando con ciò che pubblico?
Qual è la mia fruizione delle informazioni? Ho una dieta mediatica o meno? Le mie notifiche vincono su di me o no? Cioè, esistono persone, come sapete bene, che sono completamente schiave delle notifiche, cioè sono, ormai le notifiche hanno preso padronanza sulla loro vita, no? Cioè, We Are Social, che 2 anni fa mi pare disse il nuovo medium sono le notifiche. Cioè, facevano il ragionamento per cui dire ormai un contenuto diventa per te mezzo di comunicazione perché ti sta notificando qualcosa sullo smartphone e tu lo vai a vedere e ti perdi tutto il resto, no? Allora, questa attenzione scarsa che viene costantemente raggiunta da input digitali, beh, ci fa porre domande un po' più forti del semplice uso dello strumento. L'uso dello strumento è una base, ma sopra ci dobbiamo mettere i significati del cosa vogliamo, che vita vogliamo vivere online, no? C'è Luciano Floridi che ha usato questa espressione che secondo me deve essere proprio da guida per tutti noi, della on life, no? Non siamo più tra offline e online, ma stiamo vivendo una on life, cioè una vita ibrida in cui noi viviamo nelle due dimensioni impastate, la dimensione digitale connessa e la dimensione analogica di incontri personali, eccetera. Queste due dimensioni ormai sono intrecciate. Allora, siccome la vita è una, la life è una, l'on bisogna metterlo con le stesse domande che ci sono nella vita. E quindi sono domande un po' più ampie. Allora, vi faccio vedere plasticamente questo, scusate, ho fatto un pesticcio con le slide, ma adesso le riprendo in mano. Cioè, quello che noi dobbiamo accorgerci è che l'homo smartphonicus costruisce e distrugge relazioni online. Sostanzialmente fa questo. Dobbiamo entrare in quest'ottica. Costruisce e distrugge relazioni con tutto, cioè con le persone anzitutto, ma anche con le informazioni. I contenuti online non stanno lì tipo una biblioteca che uno va lì a consultare e mette in ordine, magari fosse così. In realtà uno sviluppa proprio un certo rapporto, certe informazioni gli piacciono meno e la disinformazione si presenta spesso proprio con questa caratteristica relazionale, cioè con questo aspetto del che tipo di reazione, che tipo di emozioni sono state suscitate e che tipo di effetti. Come esempio vi porto un caso di un po' di tempo fa che vi ricorderete senz'altro, quando a un certo punto si diffuse questa notizia che sarebbero state date ai poliziotti le mascherine rosa. Ve la ricordate? È di un po' di mesi fa, l'ho presa una volutamente del passato, perché sennò se ne prendo quelle troppo attuali uno si distrae col dibattito in corso. Generò un dibattito gigantesco questa notizia, perché arrivò l'idea, ricordate tutto il tempo del super obbligo delle mascherine, erano proprio anche all'aperto, eravamo in quel periodo lì, arrivò questa notizia che ai poliziotti gli arrivavano le mascherine rosa. E la notizia fu raccontata, come vedete, qui ho preso una testata tra le altre, ma ne avrei potuto prendere diverse, è stata detta che arrivano le mascherine rosa, i poliziotti si lamentano e dicono noi non le vogliamo indossare. Poi ovviamente se uno andava a vedere bene la notizia si scopriva che intanto era solo una partita di mascherine che per ragioni di numeri erano state mandate di colore rosa perché non ce n'erano di altri sufficienti di altri colori. Secondo, che quel comunicato di polemica appunto di polarizzazione era stato fatto da uno dei sindacati di polizia tra tutti, cioè non è che la polizia in generale aveva fatto la sollevazione contro queste mascherine, anche perché il problema era abbastanza residuale, cioè come infatti immagino che nessuno di voi ha visto poliziotti in giro con mascherine rosa, perché alla fine non sono state usate semplicemente, no? Però voi immaginatevi che all'epoca, cioè ricordiamoci che all'epoca si creò un gigantesco dibattito polarizzato online che fece perdere moltissimo tempo alle persone su una questione che in realtà era risolta molto, cioè non era così rilevante. Infatti possiamo vederlo, allora le persone hanno cominciato a polarizzarsi e a produrre i loro contenuti, no? Qui vi faccio vedere un po' di commenti indignati tra entrambi gli schieramenti, no? Cioè sia quelli che erano totalmente contro queste mascherine rosa, sia quelli che invece no, meno, oppure erano un po' più ragionevoli, eccetera, ma comunque indignati. Ma non solo, non si creano solo i commenti indignati che tengono il pubblico impegnato a discutere sostanzialmente del nulla, no? Qui altri che commentano, si entra al tema della sessualità, del genere, dei pregiudizi di genere, ma poi si arriva anche a tutto il mondo dell'ironia e dei meme che la rete sa generare, no? Allora incominciano le battute, come vedete, il passamontagna rosa, no? Intanto i rapinatori che si mettono il passamontagna rosa, oppure l'ercio che fa, no? Il poliziotto indossa la mascherina rosa e non riesce più a smettere di cantare YMCA, no? E cose simili, cioè si va su, scusate, sono andato avanti troppo, oppure cioè, il sottomarino rosa, polizio, polizia, eccetera, che è tutto un mondo che va sempre considerato e ci sta trasmettendo, dicendo e sottolineando come quello che facciamo online, come vedete, ha a che fare con una manifestazione di un rapporto con le informazioni, una relazione che stabiliamo. Addirittura si arriva ovviamente fino all'ironia. Questo devo dire la verità, mi sono occupato recentemente nell'ultima edizione di Sanremo
mi hanno chiamato a fare il seguente lavoro: vedere tutto quello che usciva su internet nelle conversazioni delle persone e trovare i meme e le trovate più interessanti, più divertenti, eccetera. E dovevamo produrre un contenuto che riassume. E voi non avete idea della creatività e della capacità delle persone di fronte a una puntata di Sanremo, quello che sono riusciti a produrre. Segno proprio che ormai lì dentro noi ci mettiamo tutti noi stessi, tutte le nostre. Le persone ci mettono tutte le loro aspirazioni, capacità creative, la voglia di farsi notare c'è anche dentro, ovviamente, ma c'è anche tanto lavoro, perché io mi sorprendevo che dopo pochi minuti o secondi, addirittura, che era andato in onda una certa cosa, già online te la ritrovavi, rielaborata graficamente con una trovata geniale, un testo che effettivamente faceva ridere o era interessante, scatenava. Cioè, insomma, veramente lì dentro si trova l'Homo sapiens che ci sta mettendo, diciamo, almeno di partenza, le sue migliori energie e capacità. Poi bisogna vedere negli effetti, questa è la domanda educativa che ci dobbiamo fare. Però quella parte lì è quella che noi dobbiamo saper raccogliere, soprattutto nei giovani, perché è quella da cui può venire quel dare forma all'online nuovo, in forma innovativa, no? Per questo io continuo a riprendere il tema iniziale. Se spegni, è vero che avrai un ragazzo che non si distrae o una ragazza che si distrae meno, ma ti perderai tutto questo e tutto il suo potenziale. Ora, qui l'abbiamo visto in un senso così, in una notizia che poi alla fine era disinformazione, se vogliamo. Però voi immaginatevi in senso positivo, no? Ma non c'è solo questo. C'è il tema, il rischio. Qui faccio vedere solo un caso che è il peggiore fra tutti nella storia di internet, il problema del rovinare la propria reputazione proprio attraverso l'ironia, proprio questo fare disinvolto sui social, no? Questo è il caso di Justin Sacco, non so se lo conoscete. È una storia terribile. Justin Sacco era direttrice di un'organizzazione molto seria, internazionale, che si occupava tra l'altro di temi sociali, che stava per viaggiare verso l'Africa, il Sudafrica, stava andando in particolare. Prima di decollare, avete presente quando le hostess stanno dicendo spegnete i cellulari, che decolliamo, poco prima del mettere il cellulare in modalità aerea, le viene in mente di fare questa battuta su Twitter. E la battuta è: sto andando in Africa, spero di non prendere l'AIDS, scherzo, io sono bianca. Che è una battuta che non fa riderissimo, tra l'altro, cioè anzi, è proprio pensata male. Comunque, pubblica questa battuta su Twitter, l'aereo vola per 8 ore, quando atterra e riaccende il cellulare, scopre che non solo tutto il mondo sta parlando del suo tweet, si è creato un dibattito gigantesco, ma lei è stata licenziata, e vivrà i successivi 2 anni, questa cosa è successa nel 2013, successivi 2 anni vivrà una vita d'inferno con la sua reputazione distrutta. Allora, questa è una storia terribile che fa, si fa sempre vedere perché è il caso peggiore che c'è al mondo, però è una storia che ci racconta di tante questioni che noi viviamo come Homo Smartphonicus, no? Quanto noi in tutto quello che facciamo online stiamo in realtà facendo degli atti di comunicazione pubblica che ci rappresentano e non sono più del tutto nostri, ma diventano anche degli altri. Cioè, una volta che pubblichiamo delle cose, anche solo nei gruppi famosi di WhatsApp, ma a maggior ragione sui social, noi in realtà quelle cose le stiamo ormai dando, e non sono più nella nostra padronanza. E allora la consapevolezza e la capacità di gestire la propria dimensione pubblica, io spesso dico, è divertente nelle conferenze con i giovani, dico, ognuno di noi con il digitale e con lo smartphone in mano è diventato un piccolo personaggio pubblico. Allora, dalla sala c'è sempre qualche ragazzo o ragazza che dirà, piccolo sarà lei, perché alcuni di loro effettivamente sono grandi personaggi pubblici, con centinaia di migliaia di follower. Però fatto sta che ogni volta che siamo sul digitale noi dobbiamo avere un controllo, una consapevolezza su quello che stiamo facendo, perché ne va della nostra reputazione. Forse non ci succederà, e me lo auguro, il terribile caso che è avvenuto a Justin Sacco, ma costantemente rischiamo dei piccoli momenti in cui possiamo rovinare la nostra immagine, il nostro rapporto con gli altri. Tra l'altro, vi faccio notare una cosa, Justin Sacco all'epoca aveva circa 200 follower, eh? Non è che fosse un personaggio pubblico di spicco su Twitter, anzi era residuale. Il problema è che il suo tweet è stato intercettato da qualcuno molto influente che ha incominciato a ritwittarlo, dei media hanno incominciato a parlarne e quindi è entrata nel circuito. Quindi nessuno di noi fino in fondo è salvo, anche se dice, vabbè, ma io ho pochi follower, parlo solo ai miei. Non è mai vero questo, no? E neanche quando i giovani e anche i meno giovani dicono, vabbè, ma io ho il profilo chiuso, anche un profilo chiuso è a portata di screenshot. E gli screenshot sappiamo bene, perché l'abbiamo fatto tutti, l'abbiamo ricevuti tutti, quanto girano proprio nelle chat di WhatsApp. Le persone screenshot, fanno screenshot di un messaggio, di una foto, di un post e se lo mandano in quelle chat parallele per parlare delle persone. Insomma,
non deve essere un argomento solo di spavento, ma questo è un altro di quei temi dell'on, dell'educazione all'on. Quando sei su on, cosa puoi fare e cosa non puoi fare, cosa è bene fare e cosa è bene non fare. Per esempio, qui Justin ci insegna almeno tre cose. La prima, primissima, non pubblicare mai nulla se poi devi spegnere il cellulare per 8 ore. Cioè cerca di pubblicare, se pubblichi qualcosa, prenditi l'onere di seguire le interazioni, perché magari lei poco dopo si sarebbe potuto accorgere che questa battuta era infelice, non funzionava, magari dai primi commenti, e avrebbe potuto agire immediatamente. Quindi se stai per spegnere tutto e non potrai seguire quel contenuto, l'internet e il digitale ti richiedono che tu intervenga quando puoi, puoi occuparti, perché non è lo schema io do qualcosa e poi vediamo come va, no, tu dai qualcosa online e poi lo devi seguire le persone che reagiscono e come reagiscono. Seconda cosa, l'ironia, che è già difficile nella vita analogica, perché è difficile far ridere davvero le persone, nella vita digitale è ancora peggio, perché siamo in una situazione di contesti, i contesti sono permeabili e sono esplosi. Cioè, Justin Sacco scrive questa cosa, che magari può far ridere lei e qualche suo amico, forse, io faccio fatica a capirlo, però magari, ammetto che magari lei nella sua cerchia fanno battute di questo tipo e ci ridono sopra, però una volta che diventa tweet entra in dei contesti completamente diversi, di sensibilità completamente diverse. Allora, l'ironia che richiede una grande affinità di contesto e sensibilità per essere efficace, online va ancora più curata. Terzo, Justin Sacco ci sta dicendo che forse quando devi in fondo questo intervento ha un vizio di fondo, lui dice: ma cosa aggiungeva veramente alla vita degli altri, alla nostra riflessione, anche al nostro divertimento? Beh, davvero nulla, no? Perché non sta neanche parlando di cosa va a fare in Africa, non sta veramente dando un contributo. Allora, questo pure è un po' il terzo criterio educativo, uno dice: ma se tu devi proprio produrre qualcosa che diventa un contenuto che ti rappresenta, chiediti anche non solo cosa sto dicendo, che è la prima domanda, ma cosa sto dando, cioè sto dando veramente qualcosa, anche in termini di divertimento, però do qualcosa, perché altrimenti chiaramente internet, i social diventano sempre più il luogo dove noi gettiamo oggetti inquinanti che non devono essere per forza disinformazione, a volte anche solo le frasi in libertà fatte in questo modo non portano nulla. Bene, andiamo avanti. Beh, vi faccio vedere altri casi, ma andiamo veloci su questo, no? Vi ricordate il caso di Tommaso Montesano, è analogo a quello di Justin Sacco, la battuta infelice sulle bare di Bergamo. Lui è giornalista di Libero, se non vorrei sbagliare, sì, era Libero la testata, e chiaramente questo tweet che aveva a che fare con persone a cui sono morte persone ha suscitato grandissime proteste e reazioni. Lui poi ha cercato, come vedete, questo poi succede sempre, no? Rispetto all'errore, cioè tweet secco, chiaro, nitido, la risposta di scuse invece è tutta molto complessa e arzigogolata, quindi non c'è paragone tra l'errore fatto, che era una frase icastica e dritta, ha delle scuse invece molto verbose. Cioè andare in recupero in questi casi è sempre molto difficile, no? Così come altri casi, che ripeto, li vediamo solo come carrellate. Vi ricordate diciamo, il palpeggiamento di Greta Beccaglia in diretta TV e la risposta, diciamo, la reazione del giornalista che in diretta sminuì, no? Diciamo, minimizzò un po' l'avvenimento e si creò una protesta nella protesta, cioè non solo l'atto di molestia nei confronti della giornalista, ma poi anche la reazione ritenuta inadeguata del giornalista, che poi ha provato a scusarsi all'inizio, di nuovo facendo degli errori su quello che dichiarava, perché è un po' come se non ammettesse che era stato un po' non all'altezza della situazione. Insomma, questi sono tutti i momenti che ci fanno vedere come ormai questa iperconnessione salta anche, non c'è solo l'esplosione dei contesti, c'è anche la permeabilità mediatica, no? Una cosa succede in diretta TV, poi diventa social, dai social ritorna come protesta e le risposte che darai ti genereranno ulteriori. Quindi dobbiamo prepararci a uno scenario di questo tipo. Ripeto, noi nel nostro piccolo, delle nostre vite molto più ridotte di questi personaggi che sono così esposti, però non toglie che anche noi abbiamo lo stesso tipo di esposizione plurale su più mezzi e su più tipi di pubblico in diversi contesti. Ecco, questa è una sfida che abbiamo di fronte. Adesso poi proveremo a metterle in ordine, queste sfide. Vedo che Simona ci saluta, se ho capito bene. Bene, grazie Simona, a presto, alla prossima. E allora vediamo come. Allora, intanto vi volevo far vedere alcuni altri dati che ci servono per parlare proprio di giornalismo e di digital journalism. Questi sono i dati dell'Edelman Trust Barometer, sapete che ogni anno fa il rapporto su come sta la fiducia nelle nostre società.
Allora, sulle quattro istituzioni, macro istituzioni, cioè il mondo del business, il mondo delle non profit, NGO, no? Le organizzazioni non governative, mondo dei media e mondo della politica e dei governi, come vedete, media e governi sono tra il neutrale, 50 è neutrale, sotto il 50 è non mi fido. Allora, la politica siamo a non mi fido, questi sono dati italiani, i media siamo a una situazione neutrale, cioè di certo non è fiducia quella che ho nei media, ma non ho neanche una grave sfiducia. Però se andiamo avanti nei dati, vi faccio notare un'altra cosa, questo è quello che dicono le persone, sempre in Italia stiamo parlando, rispetto alla fiducia che hanno in certe forme di informazione, per esempio sono i motori di ricerca, in cui c'è una certa fiducia, vedete, siamo al 62, cioè siamo sopra la soglia della neutralità. Traditional media, siamo vicini alla neutralità, anche se un po' sopra. Owned media significa le testate che non sono, che sono quelle che per esempio vengono dalle aziende, che vengono da blogger personali, cioè tutto quel mondo dell'informazione che non sono le testate tradizionali sostanzialmente. E come vedete la fiducia è abbastanza scarsa, siamo a 37. Se poi andiamo a social media, gli utenti proprio ormai in Italia si è stabilizzata una certa sfiducia, come fonti di informazioni. E questo è interessante. È interessante perché ci dice che quel concetto di social come luogo dove le persone si confondono molto le idee, perlomeno diciamo, si sta erodendo. Nasce una consapevolezza in cui sui social e su certi mezzi di comunicazione non certificati, chiamiamoli così, le persone non sono più così facilmente abituate, almeno come cultura generale. Parliamo sempre di sondaggi in cui uno dà risposte migliorative. Quindi c'è una consapevolezza, poi è diverso l'uso comune, magari le persone sui social comunque continuano a confondersi le idee. Se vediamo però dal punto di vista dei leader, delle figure di spicco e la fiducia che si ha nei loro confronti, ci dobbiamo dire che allo stesso tempo, se gli scienziati sono al massimo della fiducia con il 77 di percentuale, quindi molto oltre il 50 della neutralità, e se andiamo a vedere al basso della classifica ci sono proprio i giornalisti. Ed è interessante che proprio i giornalisti come persone, diciamo così, no? Cioè, come figura, il giornalista è una delle meno che ricevono meno fiducia nella società di oggi italiana. Se andiamo avanti, troviamo altre cose. Se alle persone viene chiesto, diciamo, gli interlocutori di cui sei convinto che ti mentano, che non siano del tutto trasparenti con te, guardate, il 75% dice che sono i giornalisti e i reporter, tra l'altro in crescita rispetto all'anno scorso, e poi i leader politici, chi governa. Poi anche i leader di aziende, insomma, del mondo del lavoro e delle aziende, pure questi sono in crescita come sfiducia, cioè come ritenuti dei bugiardi. Finisco questa carrellata di dati, sì, c'è una slide prima, ma non la vediamo, vediamo questa. La certificazione che le persone nel 74% delle risposte ritiene che non ci sono le basi per una discussione sana. Allora io, uno dice, ma perché ci ha fatto vedere tutte queste slide? Per farci deprimere? No. Però se noi vogliamo parlare di digital journalism, dobbiamo andare al centro di uno dei problemi che è la sfiducia. La sfiducia nei confronti dei giornalisti, il non credere che siano i social di per sé il problema e basta, cioè almeno non l'unico problema, siano i social, e soprattutto non i social in sé, ma un certo uso dei social. Terzo, la sfiducia che le persone hanno nella capacità che il dibattito, le discussioni, per esempio questa su smartphone sì, smartphone no, veramente porti a qualcosa. Ed effettivamente il rischio è che continuiamo a fare pseudo dibattiti e questi alimentano la sfiducia delle persone che sempre meno si rivolgono alle informazioni per riuscire a capire qualcosa di più. E va a finire che si chiudono nei loro gruppi, ascoltano le persone amiche, trovano le loro cerchie dove stare comodi. Ma questo può essere una grande minaccia alla consapevolezza, alla conoscenza e all'informazione. Quindi, diciamo, uno dei sottotitoli di questo intervento è: vogliamo lavorare sul digital journalism? Beh, dobbiamo lavorare, se siamo in questa dimensione relazionale della rete, sul ricostruire una certa fiducia con le informazioni, con i media. Chiaramente, siccome stiamo parlando di relazione, c'è tutta una parte che dovrebbero fare i giornalisti. Siamo d'accordo, però qui non siamo, cioè io sono anche giornalista e farò la mia parte in quel senso, magari qualcuno di voi pure fa attività da giornalista, però qui invece siamo dal lato della relazione educativa, abbiamo bisogno di educare il fruitore delle informazioni in qualche modo, non solo per essere più tecnicamente bravo a scoprire dove c'è disinformazione e dove no,
ma anche a ricostruire un po' di fiducia del suo rapporto con le informazioni, con la possibilità di conoscere, la possibilità di discutere e di approfondire le cose e avere una visione più chiara. Ecco, questa è una delle sfide che l'Homo Smartphonicus ci richiede di fare. Allora, sulle prossime slide, ora vi presento che cosa? Un ragionamento su due tipi di atteggiamenti che tutti noi e tutti i nostri interlocutori possono avere su internet e sui social in generale. Cioè, alla fine, noi oscilleremo sempre tra questi due modelli. Facciamo un minimo adesso piccoli punti di etica del, chiamiamola così, etica dell'engagement. Cioè, per coinvolgere le persone con cui stai parlando, noi ci troviamo sempre di fronte a questi due modelli, che sono due modelli completamente diversi, no? Il primo è quello del presidio dell'attenzione. È quel modello che fa sì che io riesco a produrre dei contenuti, delle informazioni, dei titoli che attirano velocemente, in maniera efficace e fortemente l'attenzione delle persone, che è in questo momento uno dei principali beni online, no? C'è un bravissimo analista, si chiama Antonio Pavolini, anzi ve lo scrivo qui in chat così per chi vuole, per andare a approfondire. Ha scritto un libro che si chiama Unframing, che ha questo titolo così spaventoso, ma vedete che il libro invece è molto chiaro, in cui dice oggi la maggior parte dei modelli, lui è un analista di business, la maggior parte dei modelli di business del digitale si basa sul presidio dell'attenzione. Cioè alla fine ho bisogno di tenere la tua attenzione fissa su qualcosa per un certo tempo, perché mi ci pagherò sopra la pubblicità, avrò i tuoi dati, perché con le tue reazioni raccolgo i tuoi dati, che poi mi permettono di profilarti e venderti di nuovo pubblicità, no? E questo modello del presidio dell'attenzione, attenzione, non è solo dei cattivi, dei brutti e cattivi piattaforme o aziende che vogliono tenerci dentro, anche noi seguiamo spesso questo modello. Cioè i nostri interventi sul digitale, dalle chat di WhatsApp ai social, alle email, spesso seguono il concetto di devo attirare l'attenzione degli altri, devo farmi vedere, devo suscitare le loro reazioni per essere più visibile. Opposto a questo modello c'è quello invece della costruzione di credibilità e fiducia, che guarda caso è proprio quello su cui bisogna lavorare. Ho visto con piacere che avrete qualcuno che viene a parlarvi di slow news. Vedrete che chi segue il concetto di slow news proprio pienamente segue il più possibile la casella di destra, diciamo la colonna di destra che adesso vedremo, proprio per dire io non è tanto che devo informare velocemente, stare sul pezzo e risultare il più venduto, ma devo arrivare bene, devo spiegare bene le cose e per quello ci vuole tempo, per questo slow news, no? Comunque, a me adesso interessa dire che da un punto di vista educativo noi dobbiamo essere consapevoli che esistono questi due modelli opposti e che, volenti o nolenti, oscilleremo sempre tra questi due. Ora, in questa oscillazione converrebbe suggerire, spingere, incoraggiare le persone a tendere ovviamente alla casella di destra. Non solo, come vedremo fra poco, per una questione morale, no? Cioè, per essere migliori, per essere buoni, per essere bravi, tutte cose sane e perseguibili, ma perché se uno guarda bene l'utilizzo della rete e chi ha più effetti a lungo termine, scopre che sono tutte persone, aziende, entità che si muovono sulla colonna di destra. Anche sul lavoro, per la propria vita professionale del futuro, noi sappiamo bene che il lavoro si costruisce sulla credibilità e fiducia che tu costruisci nel tempo, non tanto sul guizzo di quanto ti fai vedere al momento, no? Per esempio, ieri mi chiedevano, ma questo nuovo fenomeno del corsivo, no? Avete presente la ragazza che parla in corsivo? Dico, insomma, lei ha una grandissima diffusione, una grandissima visibilità. La mia risposta, mi hanno fatto una domanda su questo, io ho detto la mia risposta e dico, sì, per ora il presidio dell'attenzione l'ha guadagnato e anche con una sua genialità. Ora la sfida è quanto alla lunga questa persona durerà, cioè quanto poi costruirà qualcosa che crea credibilità e fiducia, le rende un personaggio stabile. E questo io ormai lo posso dire come dinosauro della rete, perché io non mi dimentico, forse qualcuno di voi pure si ricorderà, la prima ondata di YouTubers. Voi vi ricordate i primi YouTuber che all'epoca sembravano dei semidei onnipotenti? Beh, di quelli se ne sono salvati due o tre, che tra l'altro hanno cambiato lavoro, cioè per esempio sono andati in radio, in TV, quindi oggi non fanno più gli YouTuber come primo lavoro. E io mi ricordo bene le piattaforme come MySpace o Second Life, che sembravano all'epoca la versione definitiva di internet, e ormai, se lo dici a un giovane, non sa neanche che cosa sono. Cioè, occhio, perché su internet il presidio dell'attenzione, che all'inizio può darti grande soddisfazione, tanto velocemente ti molla e ti abbandona per sempre. Allora, in grande nei personaggi pubblici si vede molto chiaramente, ma attenzione, perché nel piccolo di ogni Homo Smartphonicus succede questa dinamica. E allora il lavoro educativo è quello di ricordare che
È la colonna di destra che ti permetterà di costruire relazioni proficue in rete, mentre la colonna di sinistra tenderà a fartele distruggere. Per esempio, andiamo sul concreto. Il primo valore del presidio dell'attenzione qual è? Arrivare per primi. Scusate, ecco. Arrivare prima. Avete presente? C'è una discussione. Ecco, adesso per esempio c'è la discussione sullo smartphone. Tutti si mettono a dire la loro. Smartphone sì, smartphone no. Tutti cercano di arrivare al prima possibile, così entrano nel trend e dicono la loro e magari vengono intervistati, eccetera. Ora, il problema nell'arrivare per primi è che spesso non hai avuto neanche il tempo di rifletterci, non hai avuto il tempo di vedere se veramente hai da dire qualcosa, anzi tendi più a voler intervenire e dire la tua rispetto a dare qualcosa, come ci dicevamo prima. Allora, nel paradigma invece della credibilità e della fiducia, il valore è arrivare bene. Questo vedrete che Slow News fa proprio così, no? Ci sono dei siti, oltre a quello di Slow News, che fanno proprio questo lavoro, ma per esempio il post.it. Non so se avete visto, io apprezzo spessissimo quando dicono, non lo so, la guerra in Ucraina spiegata bene, e magari lo fanno, diciamo, l'intervento lo fanno dopo una settimana che tutti stanno parlando, loro rimettono finalmente in ordine tutto quello che è uscito. Ecco, quell'arrivare bene è quello che crea credibilità e fiducia. Infatti, non a caso ho citato il Post, che è una delle testate giornalistiche che ha la più forte community coesa, cioè ha costruito veramente una community di persone che li segue perché sa che si può fidare, e si può affidare al Post. Ecco, questo è un valore, no? Arrivare, non è detto che arrivo prima, ma se arrivo bene e ti do l'informazione che ti serve veramente per capire il fenomeno, piuttosto che entrare nel trend e farmi notare, beh, faccio un'operazione che poi mi ritorna a me molto di più. Certo, questo richiede più lavoro, più umiltà, perché non su tutto potrò intervenire, più tempo. Altro coppia di valori, il clickbaiting da una parte e dall'altra il coinvolgimento. Sapete il clickbaiting che cos'è, no? Quel tipo di titoli o di promesse di contenuto che servono a farti cliccare, poi una volta che clicchi non trovi la promessa mantenuta, no? L'articolo non era così sensazionalistica la questione, non era così, i dati non erano così sconvolgenti, la storia non era così interessante, però io intanto ho ottenuto il click. E posso andare o dal mio capo, se lo faccio professionalmente, a dire guarda quanti click, o io dirmi, beh, vedi come ho suscitato l'attenzione. Ma in realtà è poverissima quell'attenzione perché una volta che tutti hanno cliccato, tendenzialmente si sono accorti che non ho mantenuto quello che ho promesso. Invece il valore nella credibilità e fiducia è quello del coinvolgimento, cioè quanto sono in grado io con il mio contenuto di suscitare nelle persone che sono attorno a me, per esempio, non solo delle reazioni in termini di like, che è la reazione più povera online, ma per esempio un tipo di commenti, un tipo di ragionamenti, un tipo di partecipazione a quel contenuto. Molto più difficile, ma è questa la strada. Altra coppia di valori, che ormai avete capito, è tutto fatto a coppia. Questo ci tengo particolarmente perché è un po' filosofico, la differenza tra shock e meraviglia. Lo shock è il modo più semplice per attirare l'attenzione. Se io adesso vi facessi vedere un incidente, voi tutti, no? Tutti e tutte sareste, anzi, ci succede proprio quando andiamo in strada, che quando c'è l'incidente, la curiosità di vedere qualcosa che in realtà non vorresti vedere, no? Allora, sullo shock si basano tutti quei contenuti fatti sul guardate che vergogna qui, sulle denunce che vi fanno vedere qualcosa di insopportabile. Ci sono alcuni interlocutori politici di cui non faccio nomi, perché tra l'altro siamo in par condicio, io vedendo dalla Rai, no? Che usano proprio come politica editoriale questa, vi fanno costantemente vedere cose che non vorreste vedere per attirare la vostra attenzione, perché poi uno va a vedere la rissa che c'è stata, l'immondizia che non viene tolta, eccetera. Però lo shock, che caratteristica ha? Che si esaurisce in se stesso. Cioè, ti attira l'attenzione per quello che è, per quel fatto tremendo, per quella cosa orribile che non vorresti vedere ma la vedi, e finisce lì. Invece, molto più difficile la meraviglia, come ne parlava Aristotele di meraviglia. Aristotele diceva, la meraviglia è ciò che attiva la conoscenza. La meraviglia è ciò che porta a dire, ne voglio sapere di più. Allora, per me il modello di meraviglia, scusate se lo dico, ma ho avuto la fortuna di lavorarci negli ultimi 4 anni, poi purtroppo è scomparso ad agosto, il maestro della meraviglia è stato Piero Angela. Piero Angela che cosa faceva con i suoi programmi? Non è che ti spiegava tutta la scienza, anzi, non avrebbe funzionato in televisione. Quello che faceva era meravigliare anche con delle semplificazioni, perché questo faceva, ma spingendo le persone a saperne di più. Dopo una puntata di Super Quark, ti veniva voglia di saperne più e non sapete, guardate, gestendo gli account di Super Quark, non sapete le decine di migliaia di commenti che ci arrivano di gente che dice: grazie a Super Quark ho sviluppato la mia passione per la scienza e oggi sono biologo, chimico, non so che. Meraviglia. Infine, così vado a concludere a mano perché stiamo arrivando anche all'ora e vorrei lasciare un po' di spazio per domande e dibattito. Come ci stiamo dicendo, il presidio dell'attenzione punta sulla reazione che ho subito, perché così mi dà
punteggio nell'algoritmo, posso metterla nei report se ho un capo a cui far vedere che stanno funzionando i post, ma rimane lì, rispetto all'attivare. Allora, qui c'è una cosa molto seria, ripeto, perché sembra che io stia facendo un discorso semplicemente morale, cioè la storia, i buoni stanno a destra e i cattivi a sinistra, e non è così, non è così. A destra ci sono i professionisti, a destra c'è chi veramente sa coltivare la loro propria presenza online. Per esempio, vi faccio un caso recentissimo che di certo non può essere tacciato di buonismo, che è, non so se la conoscete, l'estetista cinica. Conoscete questo personaggio mitologico della rete? È una ragazza che a un certo punto si è messa a fare, penso che qualcuno la conosca, si è messa a fare che cosa? A lavorare su prodotti di estetica, di bellezza, eccetera, ma in un modo molto originale. Cioè lei ha cominciato a fare una comunicazione sull'estetica femminile, soprattutto perché lei è una donna, per esempio, che ti dice la verità, no? Che la cellulite ce l'abbiamo, ci sta, no? O che nessuno ha una forma perfetta, che la pelle non può essere, se tu hai una pelle grassa, non puoi pretendere di non avere la pelle grassa con le creme, puoi fare delle cose, insomma, tutta una comunicazione di questo tipo su cui è improntato anche un e-commerce. Quindi stiamo parlando di una persona che ha costruito un'azienda su internet ed è diventata un influencer, ma anche una commerciante, insomma, una che ha fatto un business gigantesco. Sapete che ultimamente ha avuto una crisi enorme, questa estetista cinica, perché aveva creato un sistema di punteggio per i suoi clienti, si facevano i punti e si potevano richiedere come premi, si potevano richiedere, scusate, dei premi, che erano dei gadget, delle cose, eccetera. A un certo punto ha deciso di convertire i punti in denaro, solo che ha sbagliato il calcolo e ha calcolato ogni punto 10 volte superiore il costo che avrebbe veramente avuto. Quindi se avesse fatto quella conversione dei punti, l'azienda sarebbe andata fallita. Quindi ha dovuto comunicare a tutti gli utenti che si decimava il valore dei loro punti in termini di denaro. Quindi, per capirci, tu avevi accumulato 1.000 euro di punti, lei improvvisamente dice: no, guarda, sono 500. Tu avevi visto nella tua zona dell'accesso utente del suo sito di e-commerce che avevi 1.000 euro da spendere, da un giorno all'altro te lo trovavi 500 euro. Allora, io vi garantisco che qualsiasi azienda succeda una cosa del genere, cioè togliere soldi alle persone che avevi promesso alle persone, sarebbe andata in crash totale, cioè avrebbe subito una crisi, perché quando tocchi un premio dato per revocarlo, vieni distrutta, viene annientata la tua reputazione. L'estetista cinica ha passato questa crisi senza problemi. Sapete perché? Perché ha lavorato sempre sulla colonna di destra. Cioè, ha costruito un tale rapporto di credibilità e fiducia con gli utenti, con la sua community, mai cedendo a clickbaiting, a cose da presidio dell'attenzione, ma sempre lavorando sulle relazioni con le persone, tale che al momento della crisi, oltre lei ad aver ammesso, ovviamente lei ha fatto una comunicazione ottima di aver ammesso i suoi errori, di aver cercato di recuperare il più possibile, ma anche aver spiegato agli utenti che non poteva andare in fallimento con quella riconversione, ebbene, la community ha risposto sulla credibilità e fiducia e sostanzialmente ha fatto passare per buono anche questo errore che può capitare. Cioè, quindi io vi sto parlando di quel modello di destra come modello di business che funziona e addirittura ti salva da dei guai seri che potresti avere in caso di crisi, ma non è solo per salvarsi dalle crisi che lo propongo, ma per far vedere com'è quello il modello che si dovrebbe seguire, no? Perché è quello che ci permette di costruire queste relazioni online in maniera significativa. Bene, concludo veramente con le ultimissime slide che vi volevo mostrare, che sono un po', diciamo, le uso a mo' di sintesi. Scusate un attimo che le preparo perché sono verso la fine della mia presentazione. Eccole qui. Diciamo che, ricapitolando, potremmo dirci, alcune sfide principali che poi penso saranno affrontate nel corso che state per fare, anche i miei colleghi sicuramente andranno su questi temi. Allora, un primo punto che ci siamo detti dell'homo smartphonicus è che deve sapere avere a che fare con questa questione della permeabilità dei contesti. No, qui vi mostro quel caso, che non so se vi ricordate, di Dolce & Gabbana, che avevano fatto quello spot inopportuno per un evento che dovevano fare in Cina, e lo spot prendeva un po' in giro, aveva un po' di stereotipi e pregiudizi sui cinesi. Vedete la signora vestita come noi ci immaginiamo cinesi, dentro un ambiente che sembra un ristorante cinese, eccetera. Ci fu una protesta da parte dei cinesi e Stefano Gabbana si mise su Instagram a rispondere personalmente a una interlocutrice di un altro account che si chiama Diet Prada. E quell'interlocutrice ha fatto lo screenshot di queste risposte che sono altamente inadatte, cioè aggravano la situazione, e le ha pubblicate. Ecco, questo adesso non ci succederà questo a noi, però
ci parla del fatto che quando si è in digitale non si è mai in un contesto predeterminato e a compartimento stagno, come siamo noi abituati nella vita analogica. Se io parlo a te in questa stanza, sto parlando a te in questa stanza. Se io parlo a te su WhatsApp, non sto solo parlando a te, perché tu potresti fare uno screenshot, perché siamo in un gruppo e ci sono altri che ci ascoltano. Tra l'altro quelli che ci ascoltano sono tutti in situazioni diverse. Qualcuno sarà seduto, concentrato a leggere. Molti altri staranno facendo la spesa, stanno per prendere l'autobus. È completamente diverso il modo di fruire. Quindi la permeabilità dei contesti è una prima sfida dell'homo smartphonicus. Quando siamo sullo smartphone, quando siamo dentro la dimensione on life, dobbiamo ricordarci che non c'è mai un contesto univoco e questo cambia il modo di comunicare. Secondo, la documanità. C'è un bellissimo libro che si chiama proprio così, Documanità, di Maurizio Ferraris, che parla del fatto che ormai noi sostanzialmente produciamo documenti, cioè file. Ogni nostra mossa online diventa un file decodificato, archiviato, che finisce in qualche database, no? Allora, di fronte alla documentarietà noi ci dovremmo, usiamo la saggezza popolare, no? Ricordate un bel tacer non fu mai scritto? Ecco, qui basterebbe ricordarsi che un bel tacer non fu mai screenshot, cioè che tutto ciò che noi facciamo online diventa qualcosa che è ancora di più che scolpito sulla pietra, perché è scolpito nel digitale, archiviato e conservato da qualche parte. Allora, di fronte a questo ci si può spaventare o terrificare, che è la mentalità vecchia che abbiamo, spegni tutto, lascia stare, meglio che non ti mischi, però così uno non può lavorare, non può avere relazioni con gli altri, praticamente diventa una sociale, oppure dire consapevolezza, come costruiamo la consapevolezza e siamo diventati documanità. Le cose che fai nel digitale sono documentate. E allora se sono documentate devono avere una qualità diversa rispetto al, per esempio, io sono abituato a dire parole a voce che so che scompaiono a un certo punto, rimangono nei ricordi. Ecco, dire parole a voce o scriverle da qualche parte non è la stessa cosa. Sembra poco, ma spesso l'educazione va fatta proprio su questo. Terzo e poi quarto abbiamo finito, l'identità aumentata, l'identità diacronica. Cioè ognuno di noi, qui adesso ho messo come esempio il Google CV, ognuno di noi deve attrezzarsi come uomo smartphonico ad avere un'identità che non è nel momento in cui lui la rappresenta, ma sta lì online da qualche parte. Uno cerca su Google il nostro nome e lì c'è tutto un racconto di noi. Cerca sui social quello che abbiamo pubblicato e lì diamo tutta una certa immagine di noi. Recentemente mi è capitato che una docente universitaria serissima mi ha mandato un messaggio su WhatsApp e ha cambiato la sua foto su WhatsApp, che spesso sottovalutiamo, e vi assicuro che ha scelto una foto a dir poco inadatta al suo ruolo di docente. Eppure una docente ordinaria, il suo telefono probabilmente lo dà a colleghi, lo darà quando va ai convegni, eccetera. Allora, però magari lei familiarmente era d'estate, ha messo questa foto un po' così informale, diciamola così, cioè in un atteggiamento un po' distinto anche, non si rende conto che se sta dando il numero di telefono a qualcuno, in questo momento dà come sua rappresentazione della sua identità quella foto lì. Allora, non c'è da fare moralismo, ma consapevolezza. Quanto siamo consapevoli delle tracce digitali che lasciamo, cosa dicono di noi? Infine, scusate, eccolo qua, questo ci tengo più di tutto, è la diversità aumentata. Alla fine il digitale, come la realtà aumentata, avete presente la realtà aumentata? È quella che attraverso un visore, come si vede nell'immagine, ci fa vedere più informazioni rispetto alla realtà fisica analogica. Cioè ci potrebbe far vedere le strade, i negozi, eccetera. Ecco, quando siamo online, noi vediamo di più, siamo molto più a contatto con le differenze, le diversità. Le diversità di che cosa? Di sensibilità, di linguaggio, di contesti, di atteggiamenti delle persone, di mondi che incontriamo. Allora, in questo momento, gran parte degli homo smartphonicus, di fronte alla diversità aumentata, si rifugia, e questa è la manna dal cielo per certe operazioni commerciali e politiche, nella sua cerchia sicura. E fuori da quella, taccia come problema tutto ciò che è differente, come nemico, come causa dei mali, come, no? Lo sappiamo e questo lo vediamo in atteggiamenti più o meno distruttivi. Allora, una delle sfide educative che abbiamo è quella che mi si diceva quando ero piccolo io, perché quando ero piccolo io non avevamo tutta questa connessione, però a scuola mi si diceva la nostra società è sempre più plurale, la nostra società ci porterà ad avere sempre più contatto con le differenze degli altri, siamo un mondo globalizzato in cui siamo sempre tutti più vicini. Ecco, quella promessa, che all'epoca mia non era così, perché io vivevo una vita degli anni 80 e 90 in un quartiere, frequentavo la mia scuola, sì, vedevo un po' la televisione, i giornali ci aprivano un po' la testa, ma se non viaggiavo non vedevo il mondo. Ecco, invece quella società ora è arrivata, ed è qua, qui dentro. Quindi quella promessa che io mi ricordo mi facevano a scuola gli insegnanti, mi preparavano a quello, è arrivata, è stata mantenuta. Ora il problema è che in questa diversità aumentata dobbiamo essere pronti a viverci quotidianamente, e non è più una cosa per mediatori culturali, per diplomatici,
per comunicatori o per persone interna che vivono una vita internazionale, ma ormai è diventata per ogni singolo cittadino. E quindi qui dentro c'è tutto, c'è dall'informazione alla relazione con gli altri, al modo che abbiamo di discutere, al modo che abbiamo di fruire, di commentare, di entrare nei dibattiti. Insomma, gestire questa situazione di diversità aumentata è diventata una capacità, una competenza ordinaria che dovremmo inserire nei nostri percorsi di educazione. Bene, finisco lasciandovi tre tracce, tre riferimenti, e poi vi ascolto per eventuali domande, interventi, eccetera. Tre riferimenti che possono essere utili, che sono i miei due libri su, cioè non è tanto per autoreferenzialità, ma perché penso che potrebbe essere utile, cioè troverete i miei discorsi messi meglio in questi libri, ecco, messi un po' più organici. La disputa felice e litigando si impara, che sono concentrati soprattutto sul tema delle discussioni e dei conflitti, che poi vedremo nel prossimo intervento in maniera più specifica. E poi il libro che abbiamo già citato, Tienilo acceso, scritto con Vera Gheno, che nonostante sia del 2018 è ancora molto attuale. E poi appunto adesso a inizio novembre uscirà questo sull'Homo Smartphonicus per il saggiatore, che sarà un ulteriore, è un po' come se fosse il seguito di Tienilo acceso, mettiamola così, e quindi che si aggiorna un po' rispetto agli ultimi sviluppi dello smartphone. Vi ringrazio per l'attenzione e sono a vostra disposizione per domande, interventi, idee, eccetera. Bruno, prima di tutto grazie, sei sempre illuminante come non mai e mi fa piacere perché hai tenuto questa, diciamo, lezione in fin dei conti, dai, anche con tutti noi che penso siano la maggior parte siano docenti come me e quindi hai dato un po' un assaggio di quello che già hai fatto l'anno scorso con i ragazzi, anche questa interazione con tutti quanti i partecipanti, allo stesso modo lo fai con i ragazzi. L'unica differenza è che i nostri ragazzi o i nostri colleghi, i miei colleghi durante gli incontri con voi esperti possono parlare. Qui in questo caso è un webinar e quindi abbiamo la chat per cui interagiamo con la chat. Abbiamo cominciato con quel smartphone sì, telefono cellulare sì, cellulare no. Devo dire la verità, tu tra quel sì e no ci hai messo un oceano, ma un oceano illuminante che ci aiuta a capire qual è il valore educativo che noi dobbiamo trasmettere ai nostri ragazzi. E noi, attraverso digital journalism e quello e attraverso il vostro supporto di tutti quanti voi esperti che nelle diverse sfaccettature ci aiutate ad affrontare questi argomenti che rientrano poi nella media education, di là del giornalismo vero e proprio, ci aiutano a trasmettere ai nostri ragazzi, grazie proprio anche ai docenti che fanno da nostri intermediari, ma il nostro scopo è arrivare agli studenti. Vediamo se ci sta qualche, cioè, se c'è qualche domanda, qualcuno che prima di lasciarci vuole porre qualche domanda, qualche curiosità. Bruno avrà piacere di Sì, rispondervi, volentieri. di rispondere alle vostre domande. Nell'incontro che farai con i ragazzi affronterai e continuerai a fare un affondo sempre su queste tematiche perché non si finisce mai di sollecitare, di aiutare i ragazzi a comprendere. Io all'inizio dell'anno la mia lezione di conoscenza della classe, in una classe nuova dove sono andata, ho parlato di comunicazione e quindi ho parlato di appunto proprio quello che sia l'utilizzo dello smartphone in classe e dicevo proprio questo, ragazzi, quando scrivete o lasciate i messaggi vocali, lanciate qualcosa che non ritorna più indietro e non sapete dove andrà a finire, perché quello che può essere il vostro amico lo può fare inavvertitamente o lo può fare con coscienza perché al limite è diventato il vostro nemico, perché queste sono le dinamiche dei ragazzi, no? In fin dei conti. Questo è un tema enorme di cui mi sono occupato nel libro, ma mi sto occupando sempre di più. Cioè, proprio il ragionamento su che senso diamo ai nostri atti di comunicazione. Effettivamente, nel mondo da cui veniamo era semplice: noi dovevamo scegliere il contenuto, il mezzo in relazione al contesto. Nel contesto c'erano chi sono gli interlocutori, qual è la conversazione precedente, mi sentono chiaramente, l'uso delle parole che faccio. Cioè, se ci pensiamo, era in fondo era un mondo più semplice. Oggi noi dobbiamo pensare al contenuto, al mezzo, ma anche al, diciamo, quanto quel mezzo si adatta a quel contenuto. Guardate che questa è una È la sfida. reazione che Prima, provochi. prima, eh sì, prima era molto più semplificato. Alla fine i mezzi che avevamo erano limitati.
Oggi, quando uno pensa solo allo smartphone, lo smartphone crea una quantità di possibilità gigantesca. Un messaggio su WhatsApp non ha la stessa qualità, ovviamente, di una parola detta a voce. Ora, questo noi lo sappiamo intuitivamente, però poi, e ve lo dico, scriviamo come quando parliamo. E questo è cioè, diciamo, un male, ci può mettere in pericolo, può mettere veramente in pericolo le nostre relazioni. E quindi dovremmo avere una nuova capacità di controllo nel dire questa non è una cosa che devo scrivere su WhatsApp, questa la devo dire a voce e devo prendere. Qual è il problema? Che spesso non ci prendiamo il tempo che serve per fare questo. In realtà lo sappiamo, ma ci facciamo prendere il fatto che è più facile con WhatsApp. E allora il problema è che il digitale si sposa perfettamente con le nostre frette psicologiche, quando invece, per questo io dico l'ottica delle relazioni, le relazioni hanno una caratteristica, che hanno una sola unità di misura, che è il tempo. Questo è sempre Aristotele illuminante, no? Alla fine la migliore definizione di amicizia che dà Aristotele è la persona con cui hai consumato un chilo di sale assieme, ma non un chilo di sale che te lo sei mangiato così, no? Pensate quanto ci mettiamo un chilo di sale a Consumarlo. consumare, nel senso a scioglierlo nei cibi, pensate quanto tempo ci vuole da soli, no? Ecco, è quel tempo lì, se noi lo riduciamo nell'ottica della funzionalità, dell'utilità, della velocità, lo perderà la relazione, lo perderà quel sale che dovremmo consumare. E come sappiamo, il sale ha bisogno di essere poco, nella quantità giusta e nel tempo giusto, perché se Quindi no accumula troppo sale. moderazione, quindi pensare, riflettere prima di farlo. Fai, se lo fai inavvertitamente, ne metti di più o ne metti di meno. È la stessa cosa dei Esattamente. messaggi, è la stessa cosa dei messaggi. Però Esattamente. WhatsApp ultimamente, per restare proprio nel WhatsApp, in questa chat, dà la possibilità di cancellare il messaggio. Allora dobbiamo essere ancora più attenti a quello che scriviamo, perché ce lo rileggiamo. Eh sì, ma allora intanto la possibilità di cancellare il messaggio, attenzione che qui arriva la pragmatica della comunicazione, no? Vaslavic che dice non si può non comunicare, quindi quando arriva la notifica dicendo il messaggio è stato cancellato, occhio perché a volte potrebbe essere ancora peggio del messaggio che uno ha Cosa mi cancellato, no? Perché voleva il dire che ha dubbio. cancellato? Esattamente, soprattutto nei gruppi uno dice cosa avrà mai scritto, cosa avrà pubblicato che poi ha cancellato. E poi c'è un problema che la tecnologia purtroppo a volte va avanti rispetto alle funzioni, no? Per esempio, questa possibilità di cancellare il messaggio è arrivata poco prima o in concomitanza con il fatto che, almeno su alcuni modelli, gli auricolari ormai ti fanno sentire, ti leggono le notifiche. Non so se avete questa funzione, però a me appena arriva un messaggio, il mio auricolare legge la notifica, ti è arrivato un messaggio WhatsApp da e dice questo. Quindi a me spesso arriva il messaggio terribile che non doveva apparire nella chat. Vado a vedere e dico: ma davvero ha scritto questo? E trovo un messaggio cancellato, che è ancora peggio perché io so cosa hai scritto E e so pure che poi alla so fine ci hai anche che lo hai pensato sopra. cancellato. So anche che l'hai cancellato e probabilmente non me lo dirai quella cosa terribile, no? Non me la dirai mai e invece me l'avevi scritta. Insomma. Io penso che in tutte queste cose qua non dobbiamo spaventarci, sono cose nuove per noi, che eravamo abituati a un altro modo di comunicare, e ci richiedono molta più consapevolezza, ma anche, io direi questo, cioè diciamo la consapevolezza in fondo è prevenzione, cioè sarebbe bello non sbagliare, però sbaglieremo. Quindi secondo me ci vuole anche una nuova cultura dell'errore, cioè più si va avanti con le possibilità, più bisogna essere un po' indulgenti con gli errori e capaci di prendersene la responsabilità. È molto meglio che uno dica, guarda, uno cancella il messaggio, dice, guarda, ho cancellato il messaggio perché era una frase sconveniente, che non volevo inviare qui. O mi prendo risposta, se uno, per esempio, l'ha Quindi fatto, ti questo è prendo al successo. volo, ti dico questo, tu dici questo. Allora, quanto è importante scusarsi? Che forse è una delle cose più utili che abbiamo, che dovremmo usare nel digitale e che stiamo perdendo. In realtà l'abbiamo persa un po' prima, non è colpa, come al solito, dei social. Questo fatto questa cultura occidentale un po' muscolare, no? Che bisogna essere sempre all'altezza della situazione, ci ha fatto peggiorare il nostro rapporto con l'errore. Cosa che invece chiunque fa educazione sa che è l'unico modo di imparare a sbagliare, no? Il famoso sbagliando si impara. L'unico modo per ricordarti che quella cosa è così. Devi avere un brutto voto, deve andare male qualcosa, no? Tra l'altro, ci sono pure degli studi neurologici interessantissimi che proprio confermano che l'errore, la sofferenza per l'errore sono una delle strategie del cervello per ricordarsi una cosa. Finché le cose vanno bene, il cervello non si ricorda. Quando una cosa va male, perché ti fa male, perché ti è andata, lì il cervello la fissa e dice: allora, punta, spungere male, fuoco, cuoce male, no? Allora. E un po' abbiamo perso questa cultura, cioè sembra che la vita che riesce è la vita senza errori. Poi invece uno va a vedere la storia dei successi più grandi,
sono in realtà fatti di fallimenti, di errori accumulati e di superare l'errore, accettare l'errore, riconoscere l'errore. Ecco, credo che questa sia un'altra delle direttrici educative per il digitale che viene dal mondo antico, sempre valido, che però dovremmo saper mettere nel digitale. Sarebbe bello fare un corso su come si sbaglia e si recupera da un errore nel digitale, tutto puntato su quello. Infatti, guida pratica proprio. Sì. Va bene. Allora, vedo che tutti quanti ringraziano per il tuo bellissimo intervento. Molto spesso i ragazzi pensano che chiedendo scusa hanno risolto, senza rendersi conto che chiedere scusa deve voler dire cambiare modalità. Esattamente, sì, questo per esempio è bellissimo, è interessantissimo, uno degli ambiti di cui mi occupo è proprio la comunicazione di crisi. Comunicazione di crisi, la definizione è quando le cose vanno storte, cioè perché è facile comunicare finché tutto va bene, molto più difficile dire si può comunicare bene quando le cose sono andate male, e si può. Una delle regole fondamentali della comunicazione di crisi è che il chiedere scusa non è un'affermazione, cioè non è un dire scusa, ma deve essere particolarmente performativo, no? Come sono gli atti linguistici, quelli seri, cioè è fare qualcosa con le tue parole. Quindi anche un'azienda, per esempio, che fa un disastro e chiede semplicemente scuse, siamo rammaricati per il disastro, quelle scuse non valgono nulla se non c'è in quelle scuse il riconoscimento dell'errore, per esempio la spiegazione di quello che è successo e perché è andato così storto, che è già una prima soddisfazione per coloro che hai danneggiato, perché fai vedere che hai capito i motivi. E poi il recupero, cioè cosa fai ora, come cambi ora rispetto all'errore che hai fatto, è quello che veramente certifica l'autenticità di una scusa. Ecco, questo trasmesso, tradotto nelle nostre vite quotidiane, è così. Uno chiede veramente scusa, come ha detto bene Caterina, quando cambia, quando dà un segno di cambiamento, anche solo con le parole, ma le parole sappiamo che sono atti, sono fatti, possono essere fatti se ben usate. Cristina invece ci dice... Infatti lei parla un po' che vuole sapere la mia esperienza, dice quale aspetto positivo ha avuto modo di rilevare con l'esperienza nelle scuole. Riterei utile l'esperienza e offerta formativa del corso per il Dipartimento di Materie Letterarie ed estendendo per trasversalità agli altri dipartimenti della mia scuola, un istituto tecnico, commerciale e tecnologico. Guarda Cristina, io sono stata in diverse scuole, sono stata docente nella scuola secondaria di primo grado e da 4 anni, questo è il mio 4º anno alle superiori, e a parte che poi mi sono trasferita a Torino, e ti posso dire che l'esperienza del giornalismo è connesso con tutto quello che significa la media education, l'educare non solo all'informazione ma anche a media, diventa veramente fondamentale ed è trasversale a tutti gli indirizzi. In genere lo facevo e lo faccio ancora, oggi mi trovo in un istituto alberghiero e quindi ancora di più diventa trasversale per tutti quanti gli studenti. Se vuoi approfondirlo e hai bisogno di altre informazioni, puoi anche scrivermi Anna Maria un attimo che ti do quella di FEM, annamaria@fem.digital, perdonami in questo momento la stanchezza, mi potete scrivere ve lo scrivo qui così @fem.digital. Questa è la mia mail FEM, mi potete scrivere se avete bisogno di ulteriori informazioni o volete il progetto proprio di digital journalism da presentare ai vostri dirigenti, ai vostri colleghi, sono a vostra disposizione. Ormai il tempo è terminato, vedo che ci salutano tutti quanti, io saluto tutti voi e vi ringrazio per la partecipazione, per essere stati qui veramente in tanti a seguirci, e penso che anche gli altri che non sono riusciti a collegarsi, io so anche di qualcuno che aveva purtroppo consigli di classe, ma vedranno questo tuo intervento, questo nostro webinar la registrazione, e potranno comunque seguire questa bella lezione che Bruno cortesemente ci ha regalato come anticipazione della nuova annualità di Digital Journalism. Bruno, non finisce mai il mio ringraziamento, io ti ho conosciuto
durante, te l'avevo detto, un corso di formazione per giornalisti, essendo iscritta all'albo dei giornalisti. Da lì ti ho catturato subito, perché proprio il tuo modo di esporre gli argomenti, ma anche di interagire con i ragazzi, è veramente fantastico. Grazie Bruno per essere stato con noi. Grazie a te, ringrazio tutte e tutti per l'ascolto. Esatto, ringrazio ancora Letizia Balestri, che è stata con noi come tutor oggi pomeriggio, e arrivederci a tutti. Se avete bisogno di informazioni, scrivetemi pure. Ciao Bruno e arrivederci a tutti. Arrivederci a tutte e tutti, grazie.